Buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti a questo incontro, a questo convegno online organizzato dall'Associazione Museo City. Il titolo del convegno è Musei in ascolto, prossimità e creatività nel museo contemporaneo. Questa mattina abbiamo tantissimi ospiti, adesso ve li elencherò con calma e vi darò la scaletta della nostra mattinata. Ma innanzitutto vorrei darvi una brevissima introduzione su Museo City. Museo City è un'associazione no profit da sempre impegnata nella valorizzazione e nella promozione dei musei della città di Milano e fin dal 2017, in collaborazione con il Comune di Milano, abbiamo organizzato una 3 giorni dedicata ai musei, una grande manifestazione diffusa sull'intero territorio cittadino e del suo hinterland. E la manifestazione è diventata sempre più importante, più grande, sicché dai primissimi 45-50 musei, ad oggi contiamo oltre 85 realtà istituzionali che partecipano alla manifestazione. Purtroppo quest'anno, a causa appunto della pandemia globale, abbiamo dovuto ripensare la manifestazione anche in chiave digitale e di conseguenza abbiamo proposto il convegno di questa mattina a Museo in Ascolto online su YouTube. Adesso però lascerei la parola ad Anna Detridge del Comitato Scientifico di Museo City che modererà l'incontro di questa mattina. Grazie e buon ascolto. Grazie Silvia e buongiorno, benvenuti a tutti all'incontro Il Museo in Ascolto, prossimità e creatività nel Museo Contemporaneo. E infatti, esattamente un anno fa, l'amministrazione pubblica, tra mille dilemmi e preoccupazioni, chiudeva i musei. E chiusi sono rimasti praticamente fino ad oggi e chissà. E qui vorrei esprimere la mia personale solidarietà a tutti coloro che lavorano nell'ambito museale, per gli operatori culturali, il personale, ma anche e soprattutto i precari, che sono tanti nei musei e nell'ambito culturale, che sono spesso stati dimenticati in questo anno così difficile. Oggi, nel pieno della terza ondata, di contagi, siamo tutti molto più consapevoli su le cose che sono cambiate e anche se non abbiamo chiaro esattamente come, cosa succederà e che cosa succederà quando torniamo alla cosiddetta normalità, capiamo bene che non sarà una normalità come prima, ma una new normality e comunque porterà senz'altro nuove esigenze. Ma non è soltanto la pandemia che insegna, anzi, forse la pandemia non è stato altro che la punta di un iceberg che ci ha dimostrato che tante cose stanno cambiando, tante sensibilità soprattutto, e alcune priorità che saltano all'occhio. Nuove emergenze, come quello dello stato d'animo delle persone, per esempio, una novità assoluta, il bisogno di confronto e di proposte da vivere in prima persona. In maniera più partecipata, una relazione con l'altro, in maniera attiva anche. Allo stesso tempo, l'uso della tecnologia, che ormai è diventata abitudine, volendo o nolendo per tante persone, richiede anche lì nuova creatività e nuove idee. E mai come oggi, le istituzioni culturali, a mio parere, soprattutto i musei, sono chiamati ad assumere un ruolo importantissimo, non solo oggi, anche per la società del futuro. Quella cerniera, diciamo, quel saper interpretare e tenere insieme la società attraverso nuovi paradigmi culturali. Dovremmo senz'altro ripensare le nostre priorità, mettere in luce le esigenze profonde delle persone, come si diceva, non più soltanto i turisti felicemente in vacanza, un po' annoiati magari, ma piuttosto diciamo un pubblico più prossimo, il pubblico delle nostre città, anche la città allargata,
la città metropolitana, che tende sempre a rimanere ai margini. Chi normalmente non frequenta il museo, che non frequenta l'arte, che non conosce neanche bene il suo centro storico e la sua storia di cittadino, le località anche del suo vivere quotidiano. Questo è quello che intendiamo per un museo in ascolto, un museo che accoglie, che è disponibile per il suo pubblico naturale, quello di vicinato dei quartieri, e che secondo me sarà il museo del futuro. Per poter diventare rilevanti per un pubblico che non va normalmente al museo, a mio parere non bisogna porsi domande soltanto da esperti o da conservatori. Bisogna chiedersi quali sono le cose importanti per la vita delle persone oggi. Come possiamo intercettare, per esempio, le loro preoccupazioni, i desideri profondi? Come possiamo fare per le collezioni che sono scaturite dalla storia e la vita del passato? Come possiamo fare per farle riverberare e avere, per rivivere anche nella vita delle persone di oggi? E nell'arena pubblica oggi, che è il luogo delle battaglie per esistere, no? Per essere rappresentati, forse anche la definizione di pubblico e pubblico museale è troppo stretto e forse insufficiente. Insufficiente parlare di spettatori, di visitatori. È necessario forse cambiare visione e parlare più di cittadini. Cittadini con delle esigenze di dialogo piuttosto che di didattica. A mio parere la didattica andrebbe proprio abolita come termine. Semmai servizi educativi, io credo che spesso i servizi educativi sono la parte più viva del museo, perché conoscono il mondo esterno, perché frequentano le persone e perché raccolgono queste esigenze implicite e esplicite delle persone. E anche il museo, dunque, è spazio pubblico e in qualche maniera questi cambiamenti si rivolgono non solo ai servizi al pubblico o educativi, riguardano tutto il museo, riguardano come il museo potrà essere allestito, come si allestiscono le opere, come si rendono comprensibili, come si rende agibile lo spazio, i magnifici spazi all'interno del museo, spesso non vengono percepiti. E tutto quello che esiste anche intorno al museo, nelle case, negli spazi attigui, riguarda una nuova programmazione multimediale di questo è la possibilità di comunicare dall'esterno con l'esterno attraverso e utilizzando questi mezzi, ma in maniera significativa per un pubblico specifico, non soltanto un pubblico così un po' compreso in maniera astratta. Spesso, per esempio, una collaborazione con altre istituzioni può aiutare il museo ad avere un rapporto più vivo sul territorio. Una biblioteca regionale, ad esempio, ha un rapporto con la vita e con i suoi utenti estremamente vitale. Ha spesso spazi meno aulici, ma certamente più vicini alle persone e alle famiglie. Lavorando in rete con altre istituzioni, sicuramente i musei potranno avere uno snodo sul territorio anche della città allargata, quando ovviamente la maggior parte dei musei sono nel centro storico, ma non per questo devono rivolgersi soltanto a un pubblico da centro storico o un pubblico internazionale. Si potrebbe ritenere, o qualcuno forse lo pensa, che questo debordare dai normali ambiti espositivi sia l'eccezione, ossia quel di più che si fa quando si ha tempo.
Io, permettetemi di sentire, credo che questo non sia vero o non sia più vero. Credo che queste cose bisogna farle oggi, se il museo e se anche la nostra cultura e la cultura del passato vuole avere un futuro. Perché questa cultura e questo passato è chiamato oggi a dialogare, a saper anche rispondere alle molte domande che vengono da tante parti. Tante parti della società che possono avere valori diversi e provenienze diverse, e anche a loro bisogna dare delle risposte. Varcare la soglia del museo, rendere più flessibile e abituale il dentro e il fuori del museo, dentro e fuori questi spazi bellissimi, per apprezzare meglio anche quelli che sono i suoi silenzi, la sua pace. Però tutto questo, a mio parere, va spiegato e va introdotto in una maniera dialogica. E questa è un po' la ragione per cui abbiamo invitato oggi tanti artisti e tanti policy maker, forse persone che sono un po' al di fuori dell'expertise normale museale, ma che a mio parere possono avere molto da raccontarci, anche perché gli artisti in prima persona sono i primi a intercettare e percepire il cambiamento nella società. E i policy maker sono persone fondamentali, sono coloro che portano avanti le politiche culturali, che possono incidere politicamente nelle scelte culturali, e un dialogo tra queste persone abbiamo pensato potesse essere estremamente utile e interessante per il futuro culturale delle nostre istituzioni. Per cui a questo punto darei la parola a Antonio Lampis, che vorrei intanto dire, scusate, intanto dire semplicemente i nomi delle persone che sono qui oggi, che penso sapete già, ma comunque Antonio Lampis in primis, Michelangelo Pistoletto, Giovanna Brambilla, Virgilio Sieni, Maria Grazia Mattei, Leonardo San Giorgi e Marco Minnoia. Io farò una breve presentazione ad ognuno di loro prima di dargli la parola. Allora, Antonio, che è qui con me nello schermo, è un uomo delle istituzioni per eccellenza, direi, nato e vissuto all'interno delle istituzioni. Pochi sanno che ha cominciato la sua carriera nell'amministrazione pubblica alla Presidenza del Consiglio e al Ministero degli Interni. Poi direttore della ripartizione culturale della provincia autonoma di Bolzano, dove ha cambiato radicalmente le politiche culturali, e dal 2017 al 2020 è stato direttore generale dei musei per il Ministero per i beni e le attività culturali per il turismo. Forse pochi non sanno, io ricordo per amicizia di vecchia data, che è stato anche un apprezzatissimo DJ. Non so se Antonio trova ancora il tempo e la voglia di fare questo oggi, ma è tra i suoi molti talenti. Antonio, a te la parola. Grazie Anna, ringrazio davvero per questo invito, Anna Detterich per tutti. Con Anna Midega ho una lunghissima amicizia fondata sulla stima delle idee, insomma, ecco. E quanto ci ha detto fino adesso è talmente pieno di stimoli ed è, diciamo, anche quanto in questi 23 anni da dirigente apicale del settore cultura, credo di essere uno dei dirigenti del settore cultura più vecchio d'Italia, ho messo in pratica forse anche molti, molti anni fa, a cominciare dai primi anni, dalla fine degli anni 90, dai primi anni 2000. A Bolzano c'è stata una vera e propria rivoluzione culturale sotto il profilo della partecipazione.
perché appunto le istituzioni culturali hanno effettivamente raccontato diversamente se stesse, hanno ascoltato le esigenze di una comunità diversa da chi statisticamente frequenta le attività culturali, che io ai miei studenti dico sempre è una signora benestante di 50 anni, figlia di laureati. Cioè, il pubblico delle attività culturali per tantissimi anni è stato questo, e insomma poi appunto ci sono stati metodi ed episodi dove quadro statistico è stato sconvolto. Bolzano è stato uno di questi luoghi dove, con le periferie urbane soprattutto, le istituzioni culturali hanno saputo intrattenere dei rapporti completamente diversi. E quindi il tema che si pone oggi, quello dell'ascolto, è molto importante. E per me, che appunto ho anche gestito i 5.000 musei della nazione per tre lunghi e intensissimi anni, portando anche l'aumento della partecipazione a cifre incredibili per l'Europa, insomma, perché c'è stato in 3 anni un aumento del 40% del pubblico, e parliamo degli incassi che hanno avuto moltiplicazioni che nessun settore economico-sociale in Europa ha mai visto. E quindi questo sottolinea, per quanto riguarda i musei, ma io penso anche a tutte le altre istituzioni culturali, un ruolo sociale fortissimo, un desiderio inespresso delle popolazioni che pensano di avere un desiderio di svago, in realtà hanno, in modo forse inconsapevole, un enorme desiderio di conoscenza, e parimenti la necessità che, se vogliamo ascoltare, dobbiamo saper raccontare. Dobbiamo raccontare qualcosa di nuovo, soprattutto per le giovani generazioni che catalogano il sapere in un modo completamente diverso dalle generazioni precedenti. Per poter ascoltare bisogna poter respirare, quindi c'è un problema serissimo di eccesso di burocrazia, eccesso di governance legata a schemi medievali o comunque di un passato da superare, freni, lacci e lacciuoli, e anche carenze gravissime di risorse, che anche questo boom di bigliettazione non riesce a sopperire nel modo migliore. E quindi oggi, di fronte ad una pandemia che ha messo cultura e turismo soprattutto tra i settori maggiormente danneggiati, è giusto quello che si dice, no? Nella nuova Bauhaus è il settore seriamente su cui investire. Anche perché porsi in ascolto, a Bolzano abbiamo lavorato tantissimo con le periferie urbane, su quella parte di pubblico che solitamente non partecipa spontaneamente, e penso in primo luogo alle persone che vivono appunto ai margini delle città, nei piccolissimi comuni, coloro che hanno problemi di occupazione, e parte delle giovani generazioni. E occorre appunto un linguaggio rinnovato. Tra le cose, diciamo, di cui vado più orgoglioso del lavoro alla Direzione Generale Musei, c'è appunto la linea guida per il miglioramento costante del racconto museale. Oggi bisogna veramente riflettere su come raccontiamo i musei. Voi avete, per esempio, a Brera, a Milano, un caso di eccellenza di racconto avanzato. Ma si può fare ancora di più utilizzando le professionalità, per esempio, dello spettacolo, del cinema, la sceneggiatura, cioè le parole dentro a un museo devono essere cambiate, e così come insegna il panel di oggi, serve fortemente una interdisciplinarietà molto più grande. Il museo non è più appannaggio dei museologi, degli storici dell'arte e degli archeologi, ma deve aprirsi alle professionalità del cinema, dello spettacolo, della danza. Oggi abbiamo un illustre esponente di quest'arte che un mio maestro, un grande maestro, mi diceva dovrebbe stare più spesso dentro i musei. Questi linguaggi sono importantissimi per scrivere un nuovo racconto delle opere, altrimenti questo passaggio che noi tutti, con la Convenzione di Faro, con le attività più importanti dei musei innovativi, cioè il passaggio di visuale dalle cose alle persone, non lo otteniamo con i sistemi di racconto tradizionali. E
E poi dobbiamo tenere presente che le nuove generazioni, appunto, hanno un modo di catalogare il sapere completamente diverso. Si aspettano un principio di evoluzione, come si evolvono le loro carte dei Pokémon o di Yu-Gi-Oh!, su ogni cosa che impatta, i loro processi cognitivi. I nostri quadri e reperti archeologici inseriti nei musei non si muovono. Quello che appunto si deve muovere è il racconto. L'evoluzione deve stare lì. Io ho detto che all'Ocse che nel periodo del COVID, post-COVID immagina il museo come un luogo di rifugio, un luogo dell'anima dove tu ti siedi anche davanti a un'opera sola come guardi un episodio di una serie di Netflix e quindi ti aspetti che in quella stanza ti arrivi un messaggio e un racconto e lì occorre veramente rivedere tutta la filiera organizzativa, tutta l'organizzazione anche curatoriale. Uno studio avanzatissimo dimostra che i giovani, i cosiddetti millennial, nelle generazioni più, insomma, sotto i 30 anni, hanno un enorme bisogno di capire anche come si arriva a quell'esposizione, perché quell'oggetto sta lì e perché altri stanno in deposito. Chi fa le scelte? Chi è che fa le scelte? Perché le fa? Tutte queste cose ancora si raccontano poco nei musei. E quindi, insomma, quello che auspico è di mettere un po' in dubbio quello che si è fatto finora. Il dubbio è il fondamento dell'intelligenza. È un bellissimo libro appena uscito di Luca Dal Pozzolo sul patrimonio culturale. Ha una frase bellissima, dice: ma davvero le cose cosiggiano? Ecco, insinuiamo dei dubbi anche sulla materialità che ha predominato l'esposizione museale e anche tanti altri aspetti del fare cultura e cerchiamo appunto di capire meglio le persone. Ci sono tante modalità, anche un rapporto più intenso con le organizzazioni private e secondo me nella parte diciamo legata alle politiche pubbliche un enorme impegno all'occupazione dei giovani che invece che sentire le sirene dell'iperliberismo che ci ha portato alla situazione quasi tragica in cui ci troviamo, hanno continuato ostinatamente a studiare storia dell'arte e archeologia, materie umanistiche. Anche loro hanno diritto oggi, come ben ha detto Anna Detterich, ad un'occupazione meglio retribuita e più stabile, ma il loro percorso di studi è assolutamente da svecchiare, è veramente rimasto paralizzato. E quindi si trovano in grandi difficoltà di fronte ai nuovi modi di raccontare. Ecco, sul nuovo modo di racconto, sulle nuove modalità di racconto legate soprattutto anche agli ambienti digitali, legate appunto alle altre linguaggi del fare cultura, come ho detto prima, che hanno saputo rinnovarsi, pensiamo appunto alla sceneggiatura. Serve appunto per creare un nuovo curriculum di studio un'enorme e fortissima alleanza con la televisione, con il teatro, con lo spettacolo dal vivo, con chiunque si sia dimostrato capace di raccontare storie efficaci. Questa dovrebbe essere, insomma, la prospettiva in cui muoversi, verso la quale muoversi. Per mettere i musei e le altre istituzioni culturali in un vero ascolto. Le soddisfazioni che si hanno nel momento in cui si riescono, anche con tecniche, diciamo, di guerriglia marketing, di rapporti anche di forzature della comunicazione molto forte, che non si fermino solo sui social, ma che vadano letteralmente a prendere le persone che vivono accanto al luogo dell'istituzione culturale. E sono enormi, le soddisfazioni sono enormi. Andate nei piccoli comuni, organizzate un autobus col sindaco sopra che venga a vedere il vostro museo, il vostro spettacolo, il vostro teatro e vedrete con un minimo di racconto il cambiamento costante nella vita delle persone. Bisogna anche cominciare, come ho scritto recentemente sulla rivista Finestre dell'Arte, a pensare a un potenziamento della committenza pubblica-privata del lavoro, io sottolineo sempre lavoro,
di questa figura sociale speciale che è la base, la fonte del patrimonio culturale, che è l'artista. Dobbiamo aprire le porte al lavoro degli artisti, magari anche abbassando il livello della selezione, che è pur sempre lo strumento dell'arte, ma in questo momento poco e bene è sempre poco. E in questi prossimi 2 o 3 anni dobbiamo potenziare la presenza degli artisti nel percorso quotidiano delle persone. Quindi nel momento in cui teatri e musei sono chiusi, è bene che vadano per strada, nelle piazze, si appiccicano alle pareti degli edifici, trovino qualunque modo per portare il loro racconto nel percorso quotidiano della vita delle persone. Ci sono esperimenti già compiuti su questo versante e secondo me è il momento di fare di più. In questo un'alleanza con i privati, perché la committenza non può essere solo pubblica, è importantissima. Moltiplicare il lavoro degli artisti oggi è fondamentale. È fondamentale perché la domanda è emersa in modo enorme, cioè la gente canta nei balconi e forse invece che la vicina di casa stonata sarebbe giusto che ascoltasse anche qualcuno che sa cantare. Ci sono mille modi oggi per riportare l'attenzione sul lavoro degli artisti e per ricordare che questa figura sociale è fondamentale, proprio come ha detto Anna Detterich, per capire la domanda che abbiamo tutti in testa: come sarà il domani? Gli artisti sono antenne e la mano pubblica ha il dovere di sostenerli, chi ha facoltà in ambito privato ugualmente. Questo è il momento di ricordarsi di loro e attraverso le istituzioni, attraverso i musei, rivalorizzare il loro rapporto, il loro apporto, e valorizzare anche le professionalità che sanno inserirli nelle categorie del sapere e che quindi ne sanno fare critica, ne sanno fare anche divulgazione avanzata. Credo di potermi fermare qui. Gran parte di tutto quello che racconto lo cerco di confrontarlo col pubblico, non so, sul sito tipo accademia.edu, quindi chi volesse approfondire queste riflessioni che faccio costantemente in pubblico le può trovare lì. E quindi io rinnovo ad Anna e agli organizzatori di questo incontro il mio ringraziamento per aver potuto raccontare alcune di queste esperienze e appunto lascio a chi vuole documentarsi di più l'opportunità di poterlo fare. Trovo molto importante che oggi si rifletta sull'ascolto e quindi sono anch'io pronto ad ascoltare cosa diranno gli altri relatori. Vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Antonio, grazie tantissimo per la tua esperienza, per la tua visione, la tua apertura. Penso che hai portato molti cambiamenti nel modo di guardare, non solo nel Ministero, ma in generale nel dibattito pubblico. Io andrei avanti, chiamerei allora a parlare adesso Michelangelo Pistoletto, diciamo il nostro artista per eccellenza. Spero che sia, ecco, Michelangelo, buongiorno, come stai? Tutto bene? Grazie. Ecco, ti presento brevemente, anche se certamente non hai bisogno di presentazioni, conosciuto in tutto il mondo per i suoi quadri specchianti, per gli oggetti in meno, grande protagonista della stagione dell'arte povera, ma soprattutto quello di cui mi piacerebbe che si parlasse oggi è questa tua così diciamo invenzione, la creazione di Città dell'Arte, Fondazione Pistoletto, che è anche Università delle Idee, e che mette in relazione, diciamo, l'arte con tante cose della vita reale. E come si diceva prima, l'artista percepisce e arriva alle cose molto prima, tant'è che questa istituzione, questa opera istituzione l'hai cominciato a costruire negli anni 90, se non sbaglio. E, niente, mi farebbe piacere sapere un po' di più di perché, di come hai cominciato a pensare a Città dell'Arte e
come la città dell'arte oggi può realmente avere un ruolo da giocare per anche la trasmissione di quello che è la nostra memoria e anche in rapporto alle altre istituzioni culturali. Grazie per questa domanda che chiederebbe ore e ore di risposta. Certo, un po' troppo vasto forse. Cercherò di essere sintetico. Dunque, come comincia tutto ciò? Comincia dalla mia ricerca di identità negli anni 50, quindi andiamo molto indietro, ed è attraverso l'autoritratto che io sono arrivato all'uso dello specchio, sono arrivato alla trasformazione del fondo della tela, della tradizionale bidimensionalità del quadro, nella quadridimensionalità dello specchio, quadridimensionale perché non riflette solo lo spazio o le idee o i segni, ma riflette il tempo che passa, e quindi è l'opera che comprende il tempo, e il tempo, ma è anche una fenomenologia spaziale, perché il tempo è spazio, è attraverso lo spazio che il tempo si esercita, ed è attraverso il tempo che lo spazio si organizza. E quindi l'arte per me è arrivata a questa forma di identificazione, direi universale, perché nel quadro specchiante abbiamo un nulla, che è la superficie lucidata, la superficie lucidissima, che non ha di per sé alcun elemento espressivo, nessuna forma, non rappresenta alcuna forma, quindi è aformale, ma in sé raccoglie tutte le forme, tutte le immagini dell'esistente, e quindi è il nulla che magari non esiste in sé, ma è pensabile attraverso lo specchio, che raccoglie tutto ciò che esiste e che naturalmente non è qui davanti allo specchio in questo momento, ma è pensabile, perché nello specchio qualsiasi cosa esistita era già possibile nello specchio, così come ogni cosa che verrà è già possibile nello specchio. Quindi c'è il nulla, il possibile, sono tutti questi elementi che noi stiamo cercando nella nostra capacità immaginativa e anche pratica, di praticare nel senso più vasto del pensiero e dell'azione umana. Perché per me l'arte è diventata veramente il genio universale. Cioè, l'arte, secondo me, è un fenomeno che esiste nella natura. La natura muove secondo una fermentazione artistica, e quindi sta a noi riconoscerla. Abbiamo questa grande qualità sviluppata dal punto degli esseri umani di che chiamiamo creazione, capacità di creare. Quindi creare per me è diventato data una parola base, come si crea, come avviene la creazione. Allora sono arrivato attraverso l'esperienza che parte dai quadri specchianti alla formula della creazione, che è questo simbolo dell'infinito, che è una linea che incrocia se stessa per formare due cerchi. Questo infinito rappresenta l'attimo di passaggio della linea su se stessa. L'incrocio non c'era ancora, c'è l'incrocio, non c'è più, esattamente come nelle immagini che noi vediamo nello specchio, l'immagine che noi vediamo in questo momento, un attimo fa non c'era, ora c'è e poi non c'è più.
Quindi l'infinito sta in questo presente. Io vi butto lì una mucchiata di cose che io ho via via scoperto partendo appunto da questa indagine di identità. Ecco che... No, dicevo, ma per quanto riguarda Città dell'Arte, che è una sorta di contenitore di creatività, anche un luogo di formazione per giovani, non solo artisti, tutto questo viene in qualche maniera declinato, no? Nei vari reparti, nelle varie attività che fate a Città dell'Arte, a Biella. Sì, io ho fatto un manifesto nel 94, dicevo che è venuto per l'artista il momento di interconnettere tutti gli elementi che fanno parte della struttura sociale, non solo tutti gli elementi che appartengono alle voci dell'arte, come la musica, la danza, il teatro, il cinema e la performance, non solo, ma anche l'economia, la politica, la formazione, la spiritualità, l'architettura, la moda, tutto quello che è parte attiva nella vita. E quindi Città dell'Arte è stato il luogo che ha dovuto in qualche maniera diventare il laboratorio di questa arte, connettiva. Infatti, Anna, ti ricordi che insieme abbiamo fatto una mostra qui alla molto città. Importante, sì. La prima era mi pare nel 2003. 2003. Arte pubblica in Italia, lo spazio delle relazioni si chiama, era il titolo. Eravamo già in tema allora e quindi questo era ciò che stavamo facendo. Chiaramente Città dell'Arte si è divisa in tanti uffici, ufficio politico, ufficio economia, ufficio... attività architettoniche e diciamo il vestire, il mangiare, l'ecologia e la sostenibilità come diciamo fil rouge poi di tutto questo. E quindi qualcuno potrebbe chiamare cioè sicuramente una visione dell'artista arte, ma anche un nuovo paradigma, perché comunque sono tutte attività legate da anche un filo etico, estetico e etico insieme, in realtà. Infatti, in questo simbolo trinamico, questa formula trinamica che stavo descrivendo, che fa sì che il simbolo il simbolo dell'infinito, che è fatto di due cerchi, incrociando due volte la linea dell'infinito, ottengo tre cerchi. Ecco, il cerchio centrale è quello che connette tutti gli elementi che stanno nei due cerchi esterni. Certo. Da una parte possiamo mettere estetica, dall'altra mettiamo etica. Al centro nasce che cosa? Nasce questa dinamica indissolubile della forma e del contenuto e quindi il pensiero e la pratica sono tutti questi elementi contrapposti e quindi questa formula è la formula della creazione in quanto tutto avviene per combinazione di elementi differenti. Quindi è come se noi pensassimo alla chimica, no? Dove da una parte in un cerchio abbiamo l'idrogeno, nell'altro cerchio abbiamo l'ossigeno, al centro abbiamo l'acqua, è un fatto chimico. Però se noi mettiamo appunto estetica ed etica al centro, abbiamo un elemento nuovo che non esisteva. È come se mettiamo il bene da una parte e il male dall'altra.
così come sono stati intesi finora, sono elementi che confliggono, che si fanno la guerra. Noi dobbiamo trovare l'idea, il sistema di mettere in equilibrio gli elementi contrapposti, il positivo e il negativo. Positivo e negativo cosa costruiscono al centro? L'energia elettrica. Ecco, questa è la formula della creazione. La creazione che si esercita in tutti i campi. Ecco, come ultima domanda, Michelangelo, su questa esperienza di Città dell'Arte, quale secondo te è stato, anche in termini pragmatici forse, molte persone, molti artisti sono stati da te e hanno imparato, hanno più che altro assorbito anche questa visione. Penso a Luigi Coppola, che poi adesso vive a Bruxelles e comunque ha costruito una comunità, una cooperativa agricola, lui poi di formazione ingegnere gestionale, insomma persone anche sorprendenti, interessanti, cioè hai mescolato tanti saperi. Sei soddisfatto di questa insieme e gruppi di persone che sono venute da te e che continuano anche a lavorare con te? Sì, abbiamo creato le ambasciate del Terzo Paradiso, le ambasciate Rebirth. Sono... Di rinascita. Rinascita, Rebirth. Rebirth, Terzo Paradiso. Che adesso sono intorno a 200 sparse nel mondo e sono persone che o hanno frequentato questa accademia della Città dell'Arte o hanno seguito gli impulsi emanati da questo luogo e hanno sviluppato a loro volta delle attività che sono dedicate alla rigenerazione della vita in tutti i campi. E quindi tutti i campi sono chiamati a partecipare. Abbiamo fatto una nel 2010 ho pensato a una forma di partecipazione allargata fuori dai luoghi deputati come l'atelier dell'artista, il museo, la galleria, eccetera, che abbiamo chiamata Visible, abbiamo fatto Visible Project.org, potete trovarlo, Visible Project.org, e lì si vede come noi abbiamo messo in moto questo premio che raccoglie i progetti, le proposte di artisti nel mondo che passano oltre i bordi del sistema tradizionale dell'arte, sia di fare arte che di presentare arte. Sono in conferenza, non posso. Beh, ho visto che c'è una paralisi, cosa è successo? Al mondo museale, che tu conosci, sei praticamente presente in tutti i musei del mondo, in come aspetto che riguarda la tua visione anche del tuo lavoro, cosa potresti dire a un curatore museale
dell'arte contemporanea, ma comunque tu conosci e sei anche molto grande cultore dell'arte antica, ovviamente la tua ispirazione viene da lì. Che cosa potresti dire per avviare anche un rapporto in maniera un po' diversa con un pubblico che non frequenta il museo? In fondo, con Città dell'Arte, tu hai cominciato a parlare proprio di questo, di problematiche che non riguardavano l'arte specificamente, ma riguardavano la vita. Per cui, quale sarebbe una tua parola in questo senso? Ma no, riguardando la vita, riguardano profondamente l'arte, sai, non vedo io questa distinzione, ormai non la vedo più da tempo. La vita degli esseri umani è condotta ad arte, fin dagli sviluppi più antichi, insomma, e quindi la scienza è il risultato di questa capacità di connettere creativamente, così come lo è stato il fenomeno delle religioni. L'arte è comunque, io lo chiamo quello che conduce l'arco nel tempo, a partire delle prime impronte della mano sulla parete della caverna, è quello che io chiamo l'arco spirituale dell'arte. L'arco spirituale dell'arte. Ed è su questo arco spirituale dell'arte che corre prima la religione, poi la scienza, e la politica e l'economia sono sempre state intrecciate fin dall'inizio, quando le mani sulla caverna, le impronte delle mani sulla caverna erano molteplici, vuol dire che nasceva la società. Sempre state la politica e l'economia sono sempre state parte di questo fenomeno che attraversa prima le religioni e poi la scienza. Ecco. Quindi l'arco spirituale, che io chiamo spirituale, è quello dell'arte, perché l'arte è comunque connessa alla mente, così come la mente attraverso l'arte è connessa con il corpo delle cose. Non c'è possibilità di distacco tra la mente e il corpo. L'arte è l'elemento connettivo per eccellenza, e quindi noi oggi abbiamo sviluppato un tale progresso nell'arco scientifico e anche tecnologico, di speculazione sulla natura, per cui adesso, in questo momento, dobbiamo cercare un nuovo equilibrio, mettere la natura e l'arte, la natura e l'artificio che abbiamo sviluppato in equilibrio. E quindi noi siamo arrivati a un punto di grande avanzamento in questo arco spirituale dell'arte, ma dobbiamo fare il punto per mettere insieme, appunto, le nostre enormi capacità di ricreare qualsiasi cosa con le capacità di creare dalle quali noi proveniamo, che è la natura. E quindi passare al terzo stadio, che è lo stadio che ho chiamato del terzo paradiso, perché la parola paradiso viene dall'antico persiano e significa giardino protetto. Ecco, è un giardino, cioè è la nascita della vegetazione artificiale, perché nel deserto i persiani creavano dei muri circolari per proteggere l'interno di questi luoghi dal vento sterile del deserto, e permettevano l'umidità di far germogliare. Quindi
far germogliare, voleva dire far nascere qualcosa là dove la natura pare che non possa in realtà farlo, e questo è stato concepito quasi come un miracolo dell'essere umano, e questo miracolo dell'essere umano è progredito poi con l'agricoltura e poi con la coltura e la cultura e fino ai nostri tempi. Ma oggi questo giardino, che sarebbe il nostro pianeta, che è protetto dall'atmosfera, siamo proprio noi che stiamo invece disfacendo questo muro di protezione, e quindi quello che abbiamo fabbricato lo stiamo distruggendo. Ecco che dobbiamo, certo, integrare il rapporto tra natura e artificio. Certo. Artificio è una parola che viene da arte, non solo da arte, ma viene da arto, e quindi da mano, e quindi noi dobbiamo mettere mano veramente a una nuova forma di protezione di questo pianeta. Certo. Bene, io ti ringrazio moltissimo, Michelangelo. È un messaggio profondo, spirituale, ma anche in accordo con quello che hanno scoperto, sempre in ritardo rispetto all'arte, le neuroscienze, che parlano oggi di omeostasi, no? Di equilibrio in fondo, come in tutte le cose. Per cui questa sintesi estetica, artistica, è veramente molto, è questo tema della natura e ritornare alla nostra natura, per me è un aspetto molto importante. Volevi ancora dire qualcosa? Stiamo attenti, la parola equilibrio può essere mal interpretata, perché è sempre cercare un equilibrio fisso, un equilibrio stabile, invece l'arte porta sempre a un equilibrio dinamico, perché noi dobbiamo cercare l'equilibrio e nell'equilibrio trovare il movimento che ricrea energia. Questa è l'arte. L'equilibrio, ma anche nella vita, l'equilibrio è sempre dinamico, è sempre in movimento. Va bene, grazie tante, Michelangelo, a presto. E, ora introdurrei Giovanna Brambilla, che è una policy maker nell'ambito dell'educazione, dei servizi educativi della GAMEC, una persona che ha realizzato tantissime cose, ha avuto uno spirito estremamente innovativo, si occupa di servizi educativi da tanti anni, al Museo e Storica dell'Arte, e ha fatto anche tanti corsi di perfezionamento, master, e insegna anche in università, la Cattolica del Sacro Cuore di Milano, la Business School del Sole 24 Ore. E comunque ha, diciamo, al centro dei suoi interessi l'arte e la società. E vorrei citare anche delle pubblicazioni di Giovanna, Inferni, parole e immagini di un'umanità al confine, edito da EDB Bologna, e un altro libro su cui sta lavorando, che uscirà dall'editrice bibliografica, sul tema Soggetti smarriti, il museo alla prova del visitatore. Allora, io penso che il tuo lavoro sia un po' al centro di un, non dico di un cambiamento, perché non c'è nessuna ragione di cambiare, però di un approfondimento e di un rapporto diverso con il pubblico. Oggi ci parlerai soprattutto di un progetto che a me è sembrato molto interessante. Giovanna, a te la parola. Grazie Anna, grazie a Museo City per l'occasione di essere qua con voi oggi. Anna, carissima amica da tempo, ma direi che anche tra le persone che sono qua oggi con noi mi sembra un po' di vedere la storia del museo, perché con la direzione di Vittorio Fagone avevamo avuto Studio Azzurro, con Giacinto Di Pietrantonio il maestro Michelangelo Pistoletto, e Virginio Sieni è stato ospite di nelle iniziative del nostro direttore Lorenzo Giusti, che porta i suoi saluti. Direi che la GAMEC può essere considerata da tantissimo tempo un museo in ascolto.
per tutta una serie di iniziative che ha fatto partendo da questo articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo che sostiene il diritto ai beni culturali. In questo mi riallaccio e concordo assolutamente con quello che ha detto il dottor Lampis prima, cioè l'importanza di un museo come luogo di tutti, non come torre d'avorio e non come salotto esclusivo. Le iniziative di cui si potevano parlare, come diceva Anna, sono numerose, però più che fare una sorta di catalogo alla Leporello, abbiamo deciso di presentare proprio in quanto, come diceva Anna prima, un museo che accoglie, disponibile e di vicinato l'iniziativa della Casa Circondariale. Partirei subito con la presentazione. Artisti domiciliari, che è il titolo del progetto che abbiamo fatto nel 2020 d'estate come iniziativa. E il senso dell'intervento nella Casa Circondariale sta appunto in una politica di apertura al territorio e anche di investigazione e di relazione con quelle che sono le realtà con cui ci interfacciamo. Abbiamo l'impressione che il carcere sia un luogo dove c'è tantissimo tempo a disposizione, in realtà il tempo è molto frammentato e proprio per questo l'interazione con il museo ci può aiutare ad esaminare i punti che ho provato qua brevemente ad elencare, quindi il rapporto tra immaginazione e verità, tra carcere e territorio, il processo creativo e se si tratta di inclusione e ascolto. Come dicevo prima, immaginazione o verità, tempo libero, perché è scandito in modo molto molto rigoroso e anche trovare degli spazi dedicati per far interfacciare una realtà come quella della casa circondariale con quella del museo non è assolutamente semplice. Proprio per questo nel corso degli anni avevamo deciso di collocare la nostra attività d'estate, quando nessuno è più disponibile per la casa circondariale. Finisce la scuola, finiscono i laboratori, gli operatori, gli educatori vanno in vacanza e in questi lampi di tempo c'è un desiderio molto molto forte di qualità. Una realtà con la quale noi ci interfacciamo ben consapevoli che non è assolutamente facile la trasparenza della relazione perché, come ci dicono i detenuti nostri in ogni nostro progetto, noi dopo torniamo a casa e loro restano lì. E molto spesso è un restare un po' come la volpe del piccolo principe, cioè un restare ascoltandoci. Dicevo carcere e territorio perché il carcere è territorio. È una parte di noi, è quello che noi non siamo, ma potremmo essere in qualsiasi momento. Ci sono delle persone che facevano parte del territorio, rientreranno nella città e ogni nostro progetto crea una rete circolare, cioè il carcere si interfaccia con la GAMEC, le opere e le mostre che abbiamo, lo staff del museo, le tirocinanti e i tirocinanti, ha una sponda nella scuola che viene coinvolta. E infine ha una restituzione molto forte alla città e ai cittadini. Questa è la casa circondariale di Bergamo, questa è la vecchia aula bunker dei processi per la mafia, che adesso è diventata la nuova sezione del penale. E sono 15 anni di attività, dovuti ovviamente a un supporto costante della direzione e in cui è fondamentale il processo, non quello giuridico, ma quello creativo. Perché il museo entra nel carcere, cioè il museo porta all'interno della casa circondariale le sue opere, Manzù, Gaba, Mastrovitto, Fontana, Burri, Bettineschi, Pergioschi, Marinoni, sono tutte opere che sono proprio andate al di là nelle sbarre con l'aiuto di collezionisti privati, quest'anno con la fondazione, con l'associazione Homo. E come si vede fra l'altro in quest'opera del maestro Pistoletto che avevo messo ancora prima, di sapere che sarebbe stato presente, quello che accade è che nel lavoro che fa la casa circondariale col museo che entra al suo interno e con gli elaborati dei detenuti che escono a dialogare con la città, diciamo che nel loro lavoro si rispecchia la collettività, che si mette in ascolto e in qualche modo si riflette all'interno dei loro elaborati. Noi abbiamo un pregresso della mostra Libera, che è una mostra con opere d'arte confiscate alla criminalità organizzata e mostrate in museo. Avevamo lavorato in primavera e in estate, erano stati prodotti dai detenuti dei libri e della carta, creando insomma loro stessi la carta usando questi antichi caratteri di stampa,
in dialogo con una classe della scuola. Tutti e due si erano interfacciati con la mostra, i ragazzi avevano portato i loro pari a visitare la mostra, i detenuti avevano creato questi libri, i ragazzi avevano mediato l'esposizione dei libri ai detenuti e la cosa straordinaria è che grazie a un'interpretazione molto generosa del regolamento carcerario, alcuni detenuti erano potuti venire a visitare la mostra, una cosa rarissima dovuta anche all'intelligenza del magistrato di sorveglianza che aveva riconosciuto nella visita a un museo e a una mostra d'arte contemporanea un elemento importante di rivalutazione. Passiamo a quello che è successo quest'anno. Parto da quest'opera di Meshach Gaba, Democracy Game, che fa vedere come l'identità nazionale sia costantemente da rinegoziare e la nostra progettualità a causa del Covid ha dovuto essere rinegoziata. La cosa più semplice sarebbe stata quella di saltare l'anno. In realtà noi crediamo, come diceva Ricoeur, ma anche come diceva Levina, che io sono l'altro, io ho senso solo se l'altro con il suo sguardo mi giustifica. E quindi abbiamo deciso di ripartire. Ci è arrivata una chiamata dalla direttrice d'estate dicendoci aiutateci, d'estate era il periodo in cui noi di solito lavoravamo. Avete presente che cos'è stata Bergamo l'anno scorso ci siamo chiesti come rispondere a questo grido d'aiuto. Noi non potevamo essere presenti fisicamente perché c'erano i protocolli rigidi e allora per essere in ascolto abbiamo deciso di fare così. Abbiamo chiesto ai detenuti quali opere avrebbero voluto che fossero raccontate, sia da me che da Francesca, Camilla e Elenia, che erano tre tirocinanti che hanno partecipato a questo progetto. Loro ci hanno dato un elenco delle opere a loro più care e così con la piattaforma Meet abbiamo dedicato la nostra attenzione ad alcune opere, ma si andava da Klimt alla Reggia di Caserta, alla Torre Eiffel, con momenti di dialogo accesi e incredibilmente forti. Dopodiché abbiamo inaugurato una mostra a cura di Lorenzo Giusti e Valentina Gervasoni, chiamata Ti Bergamo dal nome di questa messaggio che ci ha mandato Dan Perjofsky, ed è stata una mostra in ascolto della collettività, in ascolto della comunità, in cui proprio si raccontava della nostra città che in seguito alla pandemia si riscopriva comunità attraverso tutta una serie di opere d'arte. E su questa mostra, proprio anche grazie all'Associazione Homo, noi abbiamo lavorato cercando di ripetere quella che era la modalità di interazione scuola, museo, carcere e collettività, partendo da quest'opera di Dan Perjofsky, Individually Together, in cui si fanno vedere tante casette separate, ma che in realtà cercano di mantenere la tenacia dei legami e quindi di restare collettività. Quindi in questo desiderio di essere, come diceva Anna, un museo accogliente, disponibile e di vicinato, in una mostra in cui abbiamo lavorato con la fragilità, con la marginalità, abbiamo fatto dei laboratori sulla gestione del dolore per le perdite del Covid, abbiamo fatto visite guidate tenute da mediatrici sorde nel linguaggio dei segni, abbiamo deciso di interagire con la mostra. Come? Gli studenti sono riusciti ad andare a vedere poco prima della chiusura, ai detenuti invece è stata portata in modo virtuale attraverso una visita virtuale creata dal fotografo Gianluca Micheletti. Quindi gli studenti in presenza e i detenuti a distanza. Dopodiché gli studenti, qui li vedete sulla piattaforma Meet, non potevano portare i compagni in visita guidata, quindi hanno creato una visita guidata tramite Meet, è diventato un video, tutto il materiale fra l'altro è disponibile sul sito della GAMEC e l'hanno proposta. E hanno creato poi insieme a Maria Grazia Panigada di Patrimonio di Storia delle narrazioni sulle opere che sono state unite a quelle create dai detenuti e distribuite in mostra ai visitatori con dei cartacei che potevano essere portati a casa e anche rese disponibili sul sito e hanno incontrato i detenuti. Non sono riusciti a farlo in presenza, ma sono riusciti a farlo via Zoom, con degli incontri che li hanno veramente arricchiti. Hanno abbattuto molti pregiudizi, hanno messo in gioco questioni etiche assolutamente forti, tant'è che vorrei ricordare che oggi è la giornata internazionale dedicata ai giusti di tutto il mondo e mi chiedo, ma sono anche convinta, che il museo attraverso la cultura di cui si fa portavoce possa in qualche modo piantare qualche seme di correttezza e di giustizia nel cuore dei ragazzi. Però direi che il paradosso è stato veramente questo. I ragazzi che hanno visto la mostra in presenza
hanno lavorato su come si gestisce una visita guidata e su come si fanno delle narrazioni interfacciandosi con Sabrina Tomasoni, la nostra educatrice, Maria Grazia Panigata, sempre ed esclusivamente online. Mentre questo, per chi come i detenuti della casa circondariale era vincola e sono persone escluse e separate dal mondo, paradossalmente noi lì abbiamo lavorato costantemente in presenza. Marta Begna, la nostra educatrice, Maria Grazia Panigada, abbiamo avuto degli incontri con loro grazie a una direzione che è riuscita a tenere dei protocolli rigidissimi a tutelare la salute reciproca. I detenuti hanno elaborato delle case ispirate alle case di Pergioschi, con all'interno delle immagini di luoghi d'affezione che loro, non potendo andare su internet, hanno chiesto agli studenti e alle studentesse di procurare loro e hanno fatto proprie. E anche loro hanno dato vita, insieme a Maria Grazia Panigada, a delle narrazioni. È stato veramente, appunto, come dicevo prima, un paradosso. Il museo fisicamente presente nel carcere e invece distante dagli studenti. E i detenuti l'hanno scritto, ci hanno scritto delle lettere, hanno scritto il pensiero che un museo entrasse in carcere e ci venisse a trovare, ma hanno fatto la domandina e la richiesta che si fa alla direzione per fare delle cose nella casa circondariale era interessantissimo. Hanno scritto che si sono sentiti distanti nei corpi ma vicini nei pensieri, che è stata una boccata di libertà per loro ma formativa per i ragazzi. Si sono sentiti ascoltati, ce l'hanno ripetuto più volte e hanno detto che in qualsiasi progetto culturale, perché il nostro non è un progetto sociale, non ci sono limiti di sbarre per noi e domiciliari di colpa. Chiudo con qualcosa di molto forte. Queste sono le fotografie fatte nel teatro della casa circondariale nel momento conclusivo in cui abbiamo portato i lavori. Questo che io ho in mano è un lavoro di Dan Pergioschi. Abbiamo portato il cuscino di Mariella Bettineschi, abbiamo portato le croci di Camilla Marinoni. Abbiamo fisicamente portato il museo in un luogo che intanto dal museo è lontano e aspettiamo di portare fisicamente i loro lavori nella prossima mostra che inaugureremo con Lorenzo Giusti, che è dedicata a Regina Cassolobracchi, perché volevamo che fosse una festa, che fosse, come dicevamo prima, una restituzione. Chiudo con un'immagine del Terzo Paradiso che abbiamo creato nel 2016 proprio con i detenuti nella casa circondariale, dicendo che non si tratta di inclusione, perché la parola inclusione sa sempre di una colonizzazione culturale. Io ti vengo a prendere e ti porto da me, ma si tratta proprio di ascolto. Piattaforma è una parola che al nostro direttore Lorenzo Giusti piace molto. Il museo è una piattaforma, è un agorà dove ci si incontra, dove si dialoga con le opere, le si vede, le si commenta, dove si viene visti, i detenuti che escono con i loro elaborati si interfacciano con una comunità raccontando di essere in grado di portare un pensiero culturale in cui etica ed estetica si mescolano e in cui hanno la possibilità, grazie al museo che si mette in ascolto e che dà loro la possibilità di essere ascoltati, dà loro la possibilità di essere soggetti e non oggetti del progetto creativo. Ripeto, il progetto è comunque documentato sul sito, molti materiali e cataloghi anche dei lavori precedenti con la casa circondariale sono disponibili e per eventuali domande potete chiedere a me. Vi ringrazio moltissimo dell'attenzione e di questo spazio per raccontare un progetto che al momento si è verificato dentro le mura, ma virtualmente ha avuto la possibilità di uscire. Grazie, grazie tantissime Giovanna. Mi è piaciuta molto questa scritta dei detenuti, essere soggetto e non oggetto di un processo creativo o anche soltanto di le tante politiche benemerite, senz'altro ben intenzionate di inclusione, ma che di fatto lasciano senza la parola magari la persona che si vorrebbe includere. Questo ed è anche per questo che cercavo di usare tantissimo la parola dialogo, perché credo che sia questo, diciamo, sia questa la frontiera. In questo siete veramente una forza all'avanguardia e questa capacità di dar visibilità alle persone appunto rispettando il loro essere, la loro condizione. Bene, grazie. E passerei adesso la parola a Virgilio Sieni,
che tutti conosciamo. Virgilio, ti presento brevemente. Danzatore, coreografo italiano, famosissimo, è stato anche direttore della Biennale di Venezia, non mi ricordo più l'anno, ci siamo anche incontrati, mi ricordo, per un incontro in quel momento. Sei artista attivo in ambito internazionale con tutte le più importanti istituzioni teatrali, musicali, fondazioni d'arte e musei. Come formazione nell'ambito artistico e l'architettura, e dedicandoti parallelamente a ricerche sui linguaggi del corpo e della danza. Sei fondatore della compagnia Parco Butterfly del 92 dal 2003 Virgilio dirige a Firenze Cango, questo Cantieri Goldonetta, è un centro nazionale di produzione della danza per la ricerca e la trasmissione sui linguaggi del corpo, ed è anche uno spazio di ospitalità dove ho visto danzare appunto le persone del quartiere e tanti altri. Nel 2007 fonda l'Accademia sull'arte del gesto, e sono sempre rimasta affascinata di questa sua capacità di dare una grammatica al gesto e al linguaggio del corpo. Corpo come luogo di accoglienza, ma accoglienza della diversità, ma anche il saperlo proprio declinare. Mi ricordo quella volta che ci siamo incontrati, conosciuti a Venezia, tu parlavi del ragazzo che guida i carrelli nelle calli di Venezia, e parlavi della sua sicurezza nel mettere bene il piede per terra e, pur correndo, non urtare mai nessuno, no? Questa conoscenza intima del corpo, che non sai bene come corpo e intelletto funzionano insieme, ma è questo segreto, questo mistero, che io credo che Virgilio sia un grande maestro nell'indagare e nel proporre. Virgilio, a te la parola. Renderlo non ti sentiamo. Ok, mi sentite? Ok, perfetto. Cominciare da capo, però. Eccezionale, sì. No, dicevo che appunto sì, ho diretto la Biennale dal 13 al 16, 2013-2016, e la fondazione di Parco Butterfly è venuta nell'82. Da allora ad oggi, come hai detto, si sono succedute tante esperienze, soprattutto legate anche alla, come dire, a mettersi in contatto con la dimensione dell'abitare, dunque con gli abitanti, cittadini principalmente, cosa evidentemente che emerge sempre di più rispetto alla qualità di frequentazione, no? Di una città, è sempre quello che lo sappiamo, meno frequentiamo e meno riusciamo a maneggiare le cose, meno riusciamo a maneggiare ciò che ci sta intorno, meno siamo in grado di orientarci. Se non siamo in grado di orientarci, quindi siamo disorientati. Poche parole, il disorientamento così come il disinteressamento crea una condizione di paura, crea una condizione di sgomento per il corpo, sì che tante elementi evidentemente che hanno necessità di associarsi per creare una forma, non voglio dire di comfort, comunque di abitabilità, si irrigidiscono, e dunque tutto questo non permette al corpo di essere quello che dovrebbe umanamente e spiritualmente essere, una soglia in ascolto. E poi bisognerebbe capire l'ascolto, cos'è l'ascolto, e soprattutto come mettersi in ascolto. Questo è un po' il mio lavoro
che cerco di condividere con i cittadini. Il corpo è una soglia che ci mette in ascolto, dunque con l'aperto, con tutto ciò che è fuori da noi. La questione, io molto spesso frequento appunto musei o centri d'arte o luoghi comunque così identificati come luoghi simbolici oppure luoghi che comunque hanno una loro forma e una loro prassi per entrarci dentro, per essere frequentati e così via. La cosa che mi sembra straordinaria invece è che il museo molto spesso rappresenta quel dispositivo di incontro innovativo dove le persone iniziano un percorso attraverso appunto il corpo per riacquistare uno sguardo, una visione, un modo anche di abitare la polis. Teniamo conto che le forme di attenzione, le forme insomma di cura hanno a che fare appunto con la capacità dell'uomo appunto di portare, di aver cura, non di portare cura. E quindi solamente attraverso la capacità di dialogare con i propri dettagli. C'è una poesia di Caproni molto indicativa di Giorgio Caproni che io l'ho così trasformata secondo le mie necessità. La poesia dice: e non c'ero mai stato, mi accorgo di esserci nato. Io penso che sia probabilmente il corpo per le persone, il fatto che a un certo punto continuamente nella loro vita hanno a che fare con tutto quello che è la questione, quella che è la questione del corpo, che pur essendoci rimane sempre un mistero. Eppure è la soglia che ci mette in contatto con tutto l'aperto. Ecco, io ho preparato delle immagini, io partirei con queste immagini, almeno inizio un po' una narrazione anche attraverso qualcosa che si mostra, certo. Senza volume. Quindi l'idea molto spesso è quella legata alla partecipazione. L'essere con le persone significa principalmente per me creare tutta una possibilità, un ciclo di incontri che permette al cittadino, quello che vedete sono tutti cittadini, in questo caso il lavoro si intitolava Il mondo salvato dai Pulcinella, citando la sublime, ovviamente il mondo salvato dai ragazzini dell'Elsa Morante, e qui siamo invece nei Cenacoli fiorentini, e sono sempre cittadini che partecipano a dei percorsi di pratiche, di attenzione verso il corpo, e poi sono loro stessi che evidentemente abitano e frequentano questi luoghi. A me interessa non tanto portarci l'evento, quanto creare dei processi di attenzione e di creazione. Quindi sono dei lavori che durano giornate e molto spesso le prove silenziose con cura si svolgono durante la frequentazione dei luoghi, appunto dei musei. Questo è un cenacolo fiorentino dove di solito ci sono pochissimi visitatori al giorno, a parte questo è San Salvi, fra l'altro, con l'Andrea del Sarto, e quindi sono tutti luoghi che penso possono diventare proprio delle officine permanenti per quanto riguarda l'attenzione rivolta al corpo e la capacità dell'abitante, del cittadino, di ritrovare una forma porosa con dei luoghi che solitamente non vengono frequentati. Tutto quello che si crea, come ovviamente contatto, passaparola, attenzione l'uno verso l'altro, come vedete sono tutti gruppi intergenerazionali, a queste pratiche partecipano tutti i cittadini di ogni età, di ogni abilità, di ogni provenienza e religione. L'unica virtù che richiedo oggi, forse la cosa più complessa e difficile, è avere tempo. Siamo abbastanza intransigenti, può partecipare solo chi dà tempo e quindi può frequentare tutte queste nostre pratiche. Quindi siamo ancora nei Cenacoli Fiorentini, questo è un gruppo di adolescenti praticamente, quindi molto spesso il museo, il luogo d'arte, diventa un luogo anche di sguardo tra una generazione e l'altra. I gruppi che si formano, e io chiamo comunità del gesto, molto spesso si confrontano, dialogano tra di loro, osservano le prove, e ovviamente anche il cittadino che viene poi coinvolto
nelle visioni, perché poi tutti questi percorsi di creazione portano a delle performance, portano a un qualcosa che ha a che fare con la conclusione di un ciclo, quindi dobbiamo immaginarci giornate di frequentazione del luogo attraverso prove molto curate, dobbiamo anche immaginarci la fase conclusiva dove il pubblico viene preparato ad uno sguardo come vedete qui è una dimensione abbastanza semplice e il luogo dell'azione è semplicemente ricavato da uno scotch sottilissimo, di modo che poi il pubblico del resto è libero di muoversi durante queste esperienze, anche se poi il corpo, le persone per rispetto molto spesso invece hanno molta difficoltà a fare un passo durante la rappresentazione. Qui siamo al Museo Madre, se non sbaglio, sì, di Napoli. Ecco, la caratteristica quindi è sempre quella di avere come punto di partenza le pratiche rivolte ai cittadini. Le pratiche rivolte ai cittadini vuol dire anche poi avere un pubblico che nel corso del tempo, io per esempio Napoli come tantissime altre città le frequento proprio anche attraverso, oltre che con la compagnia, anche attraverso queste pratiche, quindi nel corso degli anni, partendo da 50 persone, si arriva veramente ad una partecipazione attiva estremamente importante e clamorosa. Tutto questo ovviamente ha a che fare con un modo di stare nel museo, un modo di osservare l'azione coreografica, ma molto spesso anche un modo di osservare, e questo è anche uno degli scopi fondamentali, di osservare le opere. Queste sono madre e figli, forse ritorneremo più tardi, io andrei ancora avanti dal 7, 8 e 9. Interessa moltissimo utilizzare lo spazio anche in una forma estremamente trasparente. Per esempio, qui a Palazzo Te, nelle varie stanze del palazzo, e quindi nel discorso proprio circolare di tutte le stanze, per poi creare una dimensione proprio di camminamento, interessa sempre lasciare il pubblico libero di frequentare le variazioni. In questo caso qui erano 12 azioni che si svolgevano contemporaneamente nelle varie stanze, quindi il pubblico libero aveva la possibilità di andare, tornare e rivedere le azioni e creare una propria geografia emozionale con i vari corpi. Questo è un punto essenziale, il fatto che non c'è un percorso prestabilito, il fatto che comunque nasce una forma di contatto forte, quasi empatico, tra il corpo che si muove e il corpo dello spettatore. Tenete conto, ripeto, sono tutte azioni estremamente minime, raccolte, giocate sul senso del toccamento, sul senso della vicinanza e adesso che non si può, sul senso dello spazio tattile, comunque su un qualcosa che ci fa sempre prossimi all'altro. Quindi le persone, il pubblico viene praticamente, come dire, incluso in un concetto di spazio tattile dove tutte le azioni preparate non sono mai pensate in una forma così frontale, ma sono sempre pensate come la creazione di uno spazio poroso, uno spazio, appunto, come si diceva prima in interventi precedenti, uno spazio che cerca attraverso forme balbuzienti di linguaggio del corpo di creare continui equilibri e comunque anche possibilità dunque di osservazione. Qui siamo sempre a Palazzo Te. Qui siamo proiettati invece nella Fondazione Prada a Milano, dove il lavoro di una quarantina di giorni è stato proprio costituire una comunità del gesto. Ecco, per me costituire le comunità del gesto significa comunque sempre dar luogo al corpo, citando Marle Ponty, che ci indica che il corpo nemmeno esisterebbe se non ci fosse lo spazio. Ecco, quindi la comunità è quella che comunque attraverso la sua frequentazione ridona senso allo spazio, e quindi avere un'ottantina di cittadini che per molti giorni frequentano una fondazione d'arte significa per me creare tutte quelle tracce che mi permettono poi di fare altri percorsi paralleli. Ecco che con i cittadini
attraverso un lavoro sulla fragilità del corpo di ascolto, si insinuano parti coreografiche con danzatori e dunque c'è un continuo dialogo tra quelle che sono le forme del professionismo e le forme di coloro che si dilettano, che amano, desiderano e donano il proprio tempo, forse per la prima volta della loro vita, all'ascolto del corpo. Quindi nascono anche l'idea di far nascere delle vere e proprie officine. Quindi, come potete ben capire, non si tratta mai di creare un evento per l'inaugurazione di un museo o per creare un momento di ravvivamento della mostra, ma si tratta sempre di creare dei processi di durata all'interno di queste istituzioni. È un caso molto particolare, qui siamo al Foro Romano a Roma, come si può ben vedere, un'azione che ho chiamato Giustizia. E, sempre gruppi di cittadini di tutte le età, divisi in diverse azioni coreografiche. Il pubblico era libero di camminare attraverso un percorrimento laterale e quindi a successioni di questo è stato fatto durante, vedete, la pandemia, a successi gruppi di pubblico di circa 30 spettatori alla volta, si succedevano di 5 minuti in 5 minuti, e quindi girando il parte del Foro Romano, qui siamo nella parte del Tempio di Venere, potevano osservare questa successione, qui si vedono meglio questa successione di azioni coreografiche. Ma la cosa straordinaria qui ovviamente è che con questa ottantina cittadini romani ci siamo goduti per 5 giorni il Foro Romano di notte per le prove, e quindi sentire anche da parte loro una riappropriazione di un luogo così mitologico, così appartenente alla loro città, è stata una conquista estremamente fondativa. Ecco, il fatto di portare i cittadini a stare, frequentare, abitare i luoghi che solitamente sono invece ovviamente destinati a un altro tipo di fruizione è uno dei punti fondamentali del lavoro che rivolgo ai luoghi d'arte. Insomma, sì, possiamo tranquillamente andare avanti e scorrere queste cose. Qui siamo al Marte di Rovereto, se non sbaglio. Come vedete, molto spesso sono queste semplici linee in terra, messe apposta perché il pubblico è sempre libero di camminare e girare intorno alle azioni coreografiche, quindi non si crea mai una dimensione di seduta frontale per l'osservazione, ma si crea sempre un camminamento continuo. Molto spesso le azioni rappresentano proprio un ciclo, sono sempre da 3 a 10 azioni che si svolgono proprio contemporaneamente e non una dopo l'altra, e questa contemporaneità ovviamente include la scelta da parte dell'osservatore di farsi un proprio percorso. Questo è un aspetto determinante, che non c'è una successione stabilita, ma esattamente come avviene in un museo, anche le azioni coreografiche vengono scelte dallo spettatore. È interessante perché molto spesso nei luoghi d'arte l'azione, qui se non sbaglio un oratorio San Lorenzo a Palermo, le azioni si trovano sempre adiacenti alle opere. Alcuni lavori nascono proprio riflettendo su certi temi, questo è proprio il tema, diciamo, della... Qui siamo in un discorso legato al tema della Visitazione, nel magnifico salone strutturato da Scarpa al Palazzo Abatellis a Palermo, il Salone delle Croci, con queste croci poste proprio su questi piedistalli di pietra, magnifico. Ecco, qui il lavoro è stato fatto con delle marionette insieme a Mimmo Cuticchio, lì abbiamo aperto una sorta di officina permanente sulla relazione tra corpo e marionetta, dunque tra corpo e fragilità, dunque tra corpo e la sua capacità di sospendersi tra il suolo e l'aria, e nuovamente un discorso dell'equilibrio e la fragilità. Tutto questo appunto è stato possibile grazie alla disponibilità della direttrice Palazzo Abatellis di creare proprio all'interno un'officina permanente tra prove, visite del pubblico durante le prove e anche performance finale. Qui siamo nel Salone del Cinquecento a Firenze, un lavoro su, se non sbaglio, su Dante Alighieri del 2015.
per un fiorentino a tornare a frequentare il Salone del Cinquecento ha un valore simbolico altamente significativo. Dunque, seppe giornate intere, in questo caso qui 200 cittadini che hanno partecipato all'azione, frequentano il salone, e molto spesso mi hanno detto tantissimi che c'era proprio questa necessità di rispolverare un'energia che molto spesso certi luoghi invece accumulano nel corso degli anni. Quindi questo è un lavoro, come tanti lavori che facciamo, di carattere proprio popolare, di rigenerazione dei luoghi, di capacità anche di cittadini di riappropriarsi di luoghi simbolici, dunque anche di andare a fomentare, a fertilizzare quella che è una geografia emozionale della propria città, dove molto spesso appunto i luoghi d'arte sono tenuti abbastanza, no? distanti. Qui, se non sbaglio, siamo Fondazione Burri, città di Castello. La cosa particolare qui è che è stato ricreato, comunque è molto simile, come vedete siamo nella sala dei grandi neri, e comunque il lavoro sul suolo col tappeto di danza è stato proprio riprodotto attraverso una cornice in legno, esattamente come i grandi neri. E anche questo è un lavoro molto particolare, perché è un lavoro a tutto tondo, a 360 gradi, proprio un site specific che si svolge all'interno della fondazione. Ecco, qui siamo invece in un discorso molto particolare, che è legato alla relazione tra madre e figli, che molto spesso viene proposto durante i nostri percorsi. Qui siamo a Genova, e dunque la relazione filiale, questo making art che ovviamente ci pone in ascolto fin dai primi momenti della nostra vita, sono dei processi di lavoro che propongo spessissimo, proprio per fertilizzare, potrei dire, alcuni spazi. Sono lavori dove queste coppie filiali creano e memorizzano delle azioni coreografiche, e quindi utilizzano un escamotage che è tra loro due, va oltre la loro relazione, e la coreografia diventa memorizzata, diventa un luogo d'incontro. Qui siamo a Parigi, invece, in un edificio industriale, e così via, qui a Palazzo Te. Sono tutte relazioni, questo è marito-moglie, la donna è in attesa, come si può vedere, quindi molto spesso subentra la dimensione appunto della filialità in questi rapporti. Percorsi che comunque sono sempre non isolati a se stessi. Molto spesso vengono creati progetti con i centri, i musei, che hanno un'articolazione estremamente, estremamente viva e complessa, dove atelier di madri e figli si incontrano con gruppi. Qui ci possiamo fermare un attimo sull'archeologico di Napoli. Creano appunto, dicevo, su madre e figli anche degli incontri e delle officine permanenti importanti, dove quelle esperienze filiali si vanno a incontrare con gruppi eterogenei di cittadini, oppure si vanno a incontrare addirittura molto spesso con comunità che hanno già un loro modo, fermiamoci un attimo qui, grazie, sull'archeologico, un loro modo di stare insieme. Mi vengono in mente i tanti incontri che ho fatto in passato con gruppi di partigiani, oppure parenti delle vittime delle stragi di Piazza della Loggia o di Piazza Fontana, oppure terremotati di Gibellina o i femminielli di Napoli. Ecco, qui all'archeologico di Napoli si è trattato semplicemente di una lezione sul toro farnese, che è in questo caso qui alle mie spalle, e quindi a un'ottantina di cittadini ho cercato di trasmettere come quelle posture possono essere assimilate, no? anche attraverso il nostro corpo. La cosa appunto straordinaria è che dopo un'oretta così di trasmissione, poi è seguita un'oretta di questi cittadini che gironzolavano intorno al toro farnese a riconoscerle nelle similitudini. Comunque, ecco, questo è un altro aspetto determinante. Qui vedete il toro farnese che era alle mie spalle.
Quindi molto spesso si affronta il discorso dell'opera attraverso forme di trasmissione, di insegnamento, no? Come, quindi non si tratta mai di fare dei tableaux vivants, ma assolutamente cercare le origini di quei gesti, capirne anatomicamente tutte le declinazioni e poi tornare sull'opera e sentire che queste opere si sono avvicinate a noi e noi ci siamo avvicinati a loro, e nasce un discorso straordinario che è quello legato all'amicizia. Le persone si sentono molto vicine e amiche delle opere che hanno studiato per anche se per poco tempo. Palazzo delle Esposizioni, che è un'altra forma di insegnamento, e molto spesso lo spazio, dell'insegnamento viene subito dopo utilizzato invece come spazio per una performance. Ecco, qui siamo tornati sempre sull'idea di fermiamoci un attimo qua su Matera, tanto per parlare di questa esperienza. Dunque, qui siamo a Matera, capitale europea della cultura, e va bene. Dunque, cosa è successo lì? Principalmente tutto nasce da capire come recuperare i gesti dimenticati. Quindi ho lavorato con gli archivi storici di tutta la Basilicata, abbiamo recuperato un centinaio di gesti attraverso i quali abbiamo iniziato un lavoro con i cittadini di assimilazione di questi gesti. Come vedete, qui ci sono delle fotografie che venivano riprodotte su pannelli verticali, un po' copiando alla Warburg, la maniera di annotare come un gesto si trasmetteva un altro. Ecco tutti i pannelli verticali. In terra vedete delle piattaforme con degli oggetti, sono oggetti che appartengono, ogni piattaforma appartiene, potrei dire, a oggetti di un cittadino. Il cittadino ha assimilato queste figure imparate in precedenza e ha riprodotto il movimento attraverso degli oggetti dimenticati, un centinaio ritrovati nella propria casa. Lo stesso spazio veniva utilizzato per le pratiche dei cittadini o per delle performance con i danzatori, che comunque sviluppavano sempre gli stessi temi. Ecco, qui si vede proprio la figura che viene ricreata con gli oggetti della persona. Quindi parti del corpo venivano identificati con oggetti dimenticati della persona. Quindi potete capire anche l'emozionalità e soprattutto anche l'immediatezza nel riconoscere, nell'associare parti, dettagli del proprio corpo con oggetti dimenticati. Ecco, tutto questo discorso che ho chiamato trauma fa parte anche di una progettazione di spazio importante, dove il cittadino è il costruttore del museo, partendo già dai gesti dimenticati e recuperati dagli archivi. Costruisce delle opere e dunque diventa un'officina inarrestabile e infinita. Ecco. Fantastico, grazie. Grazie Virgilio. È fantastico come la riscoperta del corpo e la riscoperta del luogo avviene tutto insieme. In qualche maniera si riscopre i luoghi attraverso il sentirsi dentro, il sentirsi in vicini, proprio c'è un contatto fisico che passa attraverso una parte forse anche dei sensi e dei cervelli di cui noi non siamo totalmente consapevoli, e questa parte forse nella nostra società razionalizzante è stata sempre molto compressa o poco conosciuta, e viene fuori attraverso linguaggi come la danza, che non sono solo fisici ma sono emozionali, sono modi di scoprire se stesso e se stessi, ed è fantastico che questo si riesca a fare attraverso l'arte soprattutto della danza, credo sempre più importante per le nostre vite e anche per la comprensione dello spazio, degli spazi anche bellissimi dei musei, oltretutto, dove tu non hai paura a portare le persone, i cittadini normali, e questo credo sia un grande merito. Grazie Virgilio, dobbiamo andare avanti, il tempo stringe, e vorrei adesso dare la parola a Maria Grazia Mattei, che è senz'altro una policy maker tra le più
note e conosciute, soprattutto è fondatrice e presidente del Centro Internazionale per la Cultura e direi anche per l'innovazione digitale. Maria Grazia è stata veramente tra le prime a riconoscere la potenzialità del mondo digitale, addirittura dagli anni 80, mi ricordo quando partiva nel mese di agosto per seguire, non mi ricordo più quale fiera, ma insomma, sì. E portava a casa questi filmati che a me sembravano così terribili e noiosi, e invece sono diventati qualcosa di molto interessante. Senz'altro erano appunto i primi tentativi degli artisti che lavoravano in digitale che hanno avuto uno sviluppo incredibile. Ecco, Maria Grazia poi ha realizzato, insieme a una sua studio, compagnia, che poi è confluito in Meet the Media Guru, che ha seguito per tanti anni, una piattaforma di confronto e dibattito pubblico sui temi dell'innovazione. Sono tantissime le persone che ha portato a parlare a Milano. Mi ricordo tra i forse più noti Zygmunt Bauman, Paolo Antonelli, Edgar Morin, Lawrence Lessing, Manuel Castells e tanti altri. In qualità di critica d'arte, Maria Grazia ha curato moltissime mostre, anche quelle assolutamente pionieristiche, alla Triennale, poi al PAC, a Palazzo Te a Mantova, e ha progettato numerose iniziative dedicate alla diffusione, all'approfondimento della cultura digitale, compreso anche prestigiosi enti come la Biennale di Venezia, SIGGRAPH e Immagina in Francia. Maria Grazia, mi piacerebbe molto che tu parlassi un po' delle potenzialità che oggi stanno diventando un po' più ovvi a tutti, ma che comunque in che cosa esattamente, come possono realmente diventare alleati del mondo delle istituzioni culturali oggi, proprio nel dialogo con i cittadini. Ma molto, molto volentieri. Grazie Anna, grazie per l'invito, grazie a tutti voi, ho ascoltato con grandissimo interesse e sono sempre più convinta che ci sia necessità e bisogno di incontri così, anche digitali, che ci sia una gran nostalgia, visto tutto il lavoro che ha fatto Sieni, meraviglioso, anche per un ritorno all'incontro, a uno spazio fisico di incontro, ma alla fine però è anche vero che noi oggi siamo entrati forzatamente, ma era già, come dicevi tu prima Anna all'inizio, bastava ascoltare i bisogni delle persone o il cambiamento in atto nella società per rendersi conto che c'erano già questi bisogni profondi, che erano quelli di entrare in una dimensione che oggi diciamo digitale, che diciamo si è sviluppata negli anni, da quando io ho cominciato a seguire il mondo digitale dagli inizi degli anni 80 a oggi, è stata una progressione continua, ma quasi non ce ne rendevamo conto, e quindi è estremamente importante oggi entrare nella dimensione attuale. La dimensione attuale è una dimensione dove la realtà fisica, lo spazio, il tempo, l'identità fisica, interessante pistoletta poi adesso, e lo spazio e la dimensione digital, quindi c'è questo benedetto acronimo, insomma, FIGITAL, che non mi piace tantissimo, ma che sta a indicare un'ibridazione tra una dimensione fisico-reale e una dimensione altrettanto reale ma immateriale, e su questo vorrei tornarci. Quindi ritorniamo un attimo su quello che è adesso un tema forte, sentito, molto sentito da tutti, perché in questa nuova dimensione che si intreccia profondamente con il nostro essere fisico, con la nostra identità, con gli spazi che viviamo, con la città, partendo e anche con la cultura, con una cultura che non è digitale, ma che è una cultura che ormai ha permeato comunque, ci ha formati e che abbiamo bisogno di respirare ancora. Ecco, in questa situazione dobbiamo metterci un attimo testa.
Allora, due parole per dire che cosa. Intanto traggo spunto da tutto quello che si è detto prima per dire quanto ancora sono convinta che sia necessario ritrovare non solo le radici del nuovo, ma creare contaminazioni, riflessioni e una parola che circola, non è circolata, ma si leggeva negli interventi soprattutto degli artisti, un'esperienza che permetta anche di abitare e di vivere questa dimensione immateriale con consapevolezza. E lo metto lì, perché in Italia noi siamo stati, e per non parlare poi di quanto lontano sono stati fino a anni fa proprio anche i musei in questo senso, la cultura in questo senso, in Italia siamo stati molto in ritardo rispetto all'apprendimento di quello che stava succedendo, ripeto, anche non volendo, ma succedeva, di questo processo di sviluppo digitale, e soprattutto si è messo sempre, soprattutto l'attenzione su un digitale tecnologico, tanto da farci sentire, come dire, da una parte utilizzatori passivi e sprovveduti di tutte queste tecnologie, non avendo modo di metabolizzare invece un tema più profondo, che è quello di un uso consapevole, creativo, insito anche dentro queste stesse tecnologie che sono anche linguaggio. E questa dimensione in Italia, per tornare anche a un tema che è stato toccato prima, l'importanza degli artisti e dell'arte, non è stato molto incoraggiato. Non che ci siano mancati, dopo parlerà, mi sembra, lo studio azzurro, non che ci siano mancati esempi di artisti che ancora una volta sanno guardare più avanti, sanno guardare lontano, sanno leggere cambiamenti in atto nella società, sanno prefigurare delle situazioni e seminano come degli enzimi, veramente sono degli enzimi che ci fanno immaginare uno sviluppo, un futuro quindi, o anche solo un presente, ma in un senso molto più profondo e sottile. Ne abbiamo di esempio, lo studio azzurro è uno, ma non sono mancati in Italia. Semplicemente non c'è stato un modo, come dire, hai detto bene, di ascolto anche delle esigenze delle persone, dei giovani in particolare, eccetera, e di contaminazione, di diffusione, per arrivare a una metabolizzazione che porta a una consapevolezza nell'uso di questi strumenti. Detto in parole povere, il digitale in Italia è prima di tutto un fatto tecnologico, quindi infrastrutture, eccetera, eccetera. C'era prima un divario tecnologico molto forte, c'è ancora purtroppo, ma in parte risolto, perché abbiamo una quantità di strumenti in tasca, in casa, che comunque ci permettono, se vogliamo, di essere interconnessi, salvo situazioni di povertà assoluta che purtroppo ci sono. Ma abbiamo quindi questo approccio, prima di tutto tecnologico, invece dobbiamo capire e provare a percorrere una strada diversa, rovesciare il cannocchiale, cioè il digitale è una dimensione, io dico spesso è come l'aria che respiriamo, io tra un po' vorrei proprio, ha detto anche Franceschini, eliminare questa parola digitale e parlare di contemporaneità, sapendo che stiamo vivendo una situazione ibrida, noi stessi stiamo diventando degli ibridi. Mi piace il tema di Pistoletto sulla ricerca dell'identità, mi piacerebbe che un artista come Pistoletto lavorasse anche nella dimensione dell'identità ibrida di ognuno di noi nel mondo digitale, per esempio, oppure che artisti come Sieni lavorassero per portare questa consapevolezza di un corpo virtuale in ambienti virtuali, corpo virtuale che nasce da un corpo. Ci sarebbero delle ricerche meravigliose da fare di congiunzione. Su che piano? Su quello della cultura. Su quello della cultura. Sul piano culturale, quindi. Cioè, ragioniamo sul cambiamento di paradigma, ragioniamo su quelli che sono i parametri di questo cambiamento. Avete parlato di interconnessione, hanno parlato di rapporto con lo spazio, quindi di ibridazioni. Cioè, dobbiamo fare questo lavoro. Ora, tutto questo, i musei giocano un ruolo importantissimo oggi. Intanto abbiamo visto che in questo periodo
chapeau, veramente, non sono rimasti fermi. Con rispetto a questa situazione di potenziale possibile isolamento, hanno intercettato immediatamente, e trovando poi delle soluzioni, il modo di non spengere la propria voce e di andare avanti in un sistema comunque più immateriale, ma comunque di relazione. Si sono posti immediatamente su un piano di come porto avanti e come costruisco le mie relazioni anche attraverso delle piattaforme come questa StreamYard, eccetera. E questo è un tema interessante. Poi che cosa abbiamo visto? E questo poi dirò due parole di Meet, perché Meet c'entra in tutti questi ragionamenti che sto facendo. Abbiamo visto che fatto anche la trasposizione del bene culturale dal mondo fisico in quello digitale non basta, perché chi si è affacciato in questi mondi digitali, in queste piattaforme, ha visto che bisogna costruire empatia, bisogna trovare delle chiavi narrative, come diceva anche Antonio prima, bisogna trovare dei modelli di relazione, bisogna tenere stretta la comunità, bisogna saper comunicare. Sono tanti i livelli di complessità, tant'è che arriviamo all'ultimo livello, e ora poi mi fermo e faccio vedere due cose, che è quello urgente, non immediatamente nel senso temporale, ma è un'urgenza, che si faccia un salto anche per poter valorizzare appieno il proprio patrimonio, perché veramente è un'ancora importante di trasmissione e di pensiero alto e culturale, dobbiamo fare un salto che è quello di entrare in un processo creativo, originale nel senso che deve tener conto dei dispositivi che abbiamo, di cui possiamo dotarci, e generare produzioni creative, anche con artisti, in maniera interdisciplinare, come stiamo detto, per poter fare un salto avanti, perché la dimensione digitale non deve essere banalmente il luogo dove io riverso i miei contenuti che ho ottenuto io museo fino a ieri nel magazzino. Quella è stata la prima reazione, usciamo fuori, ma quando esci fuori in quella dimensione devi sapere agire, devi saper costruire delle narrazioni, altrimenti c'è una funzione comunicativa importante, ma ci fermiamo lì. Allora, adesso io penso che siamo entrati in questa fase dove è importante capire dove sono riflettere su quei punti che dicevo prima, i vari parametri di cambiamento nel nostro stile di vita, ascoltare quindi il cittadino, coinvolgerlo in un'experience che non è solo fisica, ma un'experience che deve essere anche virtuale, se vogliamo usare questa espressione. Questo è un dato di fatto. Allora, come fare? Gli artisti, che siano digitali o no, sono fondamentali. Adesso in Europa hanno lanciato un progetto interessantissimo che è quello del New Bauhaus, che sta a indicare una cosa, sta a indicare, teniamo all'orizzonte il problema della società, del cambiamento, del suo benessere, eccetera, ma proviamo a costruire dei processi creativi, come sei creativo, solo perché hai chiamato un artista a lavorare a fianco a te. No, devi inserirti in processi creativi, quindi interdisciplinari, quindi ben vengano dentro anche istituzioni museali, esperienze presenze di tipo diverso. Questa storia antica del Bauhaus che mescolava arti, design, architetti, bisogna rompere degli schemi mentali che diventano i lacci e lacciuoli di cui parlava Lampis, per scoprire delle traiettorie nuove, per cosa? Di relazione con la realtà più vicina, con le realtà più lontane, perché comunque il digitale ti permette di allargare il tuo fronte comunicativo, ma anche relazionale, e poi di offrire anche produzioni nuove, quindi trovando il modo finalmente di arrivare a delle produzioni pensate per questa dimensione ibrida tra reale e virtuale, dove l'aspetto creativo, artistico, scientifico, tecnologico, sociologico, antropologico devono lavorare insieme.
Allora, due cose, se posso ancora dirle, sono queste. Meet. Meet vuol dire incontro. Mi sono rifiutata di trovare una parola che fosse digital qualcosa. Meet è incontro. È un luogo che ho fatto, che è nato un progetto, più che un luogo, progetto nato insieme alla Fondazione Cariplo di Milano, per far che cosa? Per cercare di, insieme ad altri, perché non siamo soli, il tema della relazione, dell'interrelazione, del network, è fondamentale, del lavorare insieme. Abbiamo pensato che fosse arrivato, questo ormai 7 anni fa, quindi prima del Covid, mi si venga riconosciuto questo sforzo, che fosse arrivato il momento di alzare la consapevolezza e di sfruttare al pieno, al massimo, il nostro patrimonio culturale in una dimensione culturale che si avvale di tecnologie che sono anche a loro volta linguaggio. E quindi andiamo ad esplorare questa dimensione, non stiamo fermi alla performance tecnologica, alla fiera di tecnologia, che va benissimo, ma dobbiamo allargare. Questo è un fatto che ormai riguarda tutti noi cittadini. Dobbiamo capire che, tu dicevi, torneremo a una normalità diversa, certo che ci torniamo, è una normalità che terrà conto tantissimo, sempre di più, di spazi creativi, comunicativi, produttivi come questi virtuali. Allora, Meet nasce per dire: io voglio un luogo che metta in cortocircuito idee, pensiero alto, esperienze sperimentali forte su questi temi, lo spazio, l'identità e così via. Persone, metta a confronto persone, sia un luogo di serendipity dove tu incontri una dimensione digitale che devi respirare come una frontiera fantastica da utilizzare anche per uscire fuori da tutte quelle trappole terribili, creative, distruttive come i vari deep, le fake news e tutto questo mondo. Se fossimo potessimo metabolizzare di più, ecco, Meet nasce per questo, lo fa con una dimensione internazionale, europea in particolare, ma abbiamo partner in Canada, in Corea, in Giappone, eccetera, perché è necessario lo scambio e l'interscambio. Vuole valorizzare le nostre risorse e vuole portare pensieri di innovazione, pensieri, cioè contributi di innovazione presso anche le istituzioni, per esempio anche le istituzioni museali. Perché dico questo? Perché il processo di innovazione, ripeto, non è solo o la rete o una tecnologia, la uso e sono innovativo. Dobbiamo mettere in moto processi molto più coraggiosi e possiamo recuperare un po' tutto questo ritardo che il nostro paese ha avuto fino adesso. Abbiamo inaugurato il 28 ottobre, finalmente, come taglio del nastro, però esistiamo già dal 2018, con una quantità di programmi che affiancano, per rimanere sul tema dell'innovazione culturale. Anche con Bolzano abbiamo dato vita a una serie di seminari, webinar, come si suol dire, ma non solo, anche con un'installazione con la provincia di Bolzano. Abbiamo portato il nostro contributo di pensiero con i guru, tipo la Nancy Proctor, che è quella che ha lanciato Museum on the Web, e altri personaggi internazionali, a confronto con i nostri policy maker, mi ricordo Marco Minoia, piuttosto che operatori culturali, artisti stessi. C'è bisogno di contaminazione, di respirare e di non perdere neanche le nostre radici. Ora, l'ultimo atto che Meet sta mettendo in piedi, l'ultimo atto, insomma, è uno dei nostri processi, siccome è un luogo di tendenze, se vuoi capire cosa sta succedendo, venite al Meet. Abbiamo inaugurato, purtroppo richiusi, ma il Meet è pronto, dentro c'è un'opera di intelligenza artificiale dedicata al Rinascimento italiano di Refika Nadol, che è un artista internazionale fantastico e che ti fa capire come, pur affondando le radici in patrimonio culturale come Rinascimento italiano, le tue radici sono lì, ma vai avanti e vedrete, venite, vi aspetto, che affresco dinamico, esperienziale, emotivo è riuscito a creare usando algoritmi e machine learning.
che voglio proprio neanche saperlo, ma lui sta usando queste nuove tecnologie con la potenzialità di linguaggio, di nuove novità espressive ad alto livello. L'ultimo programma in corso, e vi invito a fare questa esperienza, è un programma di realtà virtuale, perché il tema della realtà virtuale in tutte le sue sfaccettature è il terreno su cui anche i musei dovranno misurarsi, perché è diventato un terreno, una dimensione di comunicazione e di experience. Il tema dell'experience sul virtuale è molto molto forte, molto avvertito. Quindi per stare col pubblico, per creare relazioni, devi creare esperienza dentro il mondo virtuale. Non è come dirlo. Allora, abbiamo creato un programma che ora è sperimentale anche per noi, esplorativo, con una mostra che vedete scorrere, che è da esplorare, sul tema del corpo, tra l'altro, sul tema proprio dell'identità e della fragilità del corpo, visto da vari artisti digitali, in questo caso internazionali, ma quello che abbiamo affiancato a questa mostra, che è aperta, anche a una serie di workshop con una curatrice che è la Julie Walsh, e poi per arrivare anche a fare dei laboratori anche nello spazio fisico per gruppi ristretti, con anche un laboratorio, tra l'altro, voglio dire, a Sieni, poi spererò di avere anche lui, sul il tema del corpo dentro l'ambiente virtuale, che non è come dirlo, perché la gente ne parla, ma quando entri dentro quella dimensione tridimensionale, esperienziale, e cominci a rimanere prima disorientato, poi ti muovi, ma senti che percettivamente stai vivendo qualcosa. Il tuo corpo fisico è vero che è un'interfaccia, ma c'è un riflesso, una relazione col tuo avatar, come si chiamano, che ti crea uno spiazzamento. È tutta un'area da esplorare ancora, su cui riflettere. Allora, è un'area che magari è praticata, una volta si diceva, da smanettoni, ma in realtà è una dimensione mediatica, comunicativa, esperienziale, che si relaziona allo spazio fisico, molto forte. Quindi MIT si presta a dire: studiamo dei programmi insieme, esploriamo questa dimensione, ristabiliamo le radici con la cultura. I musei che hanno intrapreso un percorso innovativo, perché veramente sono state fatte delle cose straordinarie, a noi interessa dare il nostro contributo, lavorare in rete, lavorare in relazione, in modo da portare avanti una diffusione di idee, di confronti, di esperienze per crescere. In questo momento stiamo attivando molti gruppi di lavoro anche sul tema museale dell'innovazione culturale con l'Europa, e poi aspettiamo di aprire le porte, che vorrei aprire con tutti quanti voi, per poter vivere anche nella dimensione fisica questa metabolizzazione, questa nuova dimensione, non so come più definirla, che ci coinvolgerà sempre di più, e non possiamo nasconderla e neanche fermarci solo a una dimensione comunicativa o formativa. Non so. Grazie. Grazie Maria Grazia, è una dimensione, ma sicuramente per il futuro c'è questo rapporto tra virtuale, fisico, e mondo fisico, mondo virtuale, si relazioneranno in tanti modi diversi. E io, che sono molto legata al mondo fisico, mi rendo conto che è una scommessa sicuramente molto importante. Certo che il mondo virtuale e anche la cultura digitale ha tanti aspetti assolutamente entusiasmanti, ma anche alcuni più inquietanti, e forse anche di questo bisogna essere consapevoli, e credo che tu lo sia, perché davvero richiede un rapporto con il mondo culturale, perché altrimenti ci si innamora, o c'è chi si innamora degli algoritmi tout court. E gli algoritmi non sono, mi ricordo un informatico che diceva, detto molto bruscamente, la merda che metti dentro è la merda che viene fuori, per cui in qualche maniera bisogna anche sapere
che i contenuti sono fondamentali anche in questo mondo, e soprattutto anche il motivo e gli intenti. E il mondo culturale deve essere presente in questo mondo, perché altrimenti c'è solo il business, e il business va bene, ottimo, ma poiché comunichiamo tutti attraverso mezzi e algoritmi, secondo me sia gli artisti che anche il libero pensiero deve essere presente in questo mondo, e il Meet secondo me è il luogo perfetto per poter anche esprimere tutto questo, questo dibattito sempre più importante. Sono assolutamente d'accordo. Grazie Maria Grazia. E passerei la parola adesso a Leonardo San Giorgi, che è fondatore, tra i soci fondatori, insieme al compianto purtroppo Paolo Rosa, di Studio Azzurro. Studio Azzurro per me è stata una scoperta ormai in anni lontani, e la particolarità che ha mantenuto, a mio parere, Studio Azzurro nel tempo è, rimane la capacità, la loro capacità di utilizzare la tecnologia, proprio quello che si diceva prima, ma non esserne dominati. E questo è una scommessa non da poco, perché comunque si utilizza anche il software e tutto quello che viene fornito, quello che c'è, per cui il saper utilizzarlo con una cultura che è anche rinascimentale, con uno sguardo, con una capacità di leggere le immagini che ha sempre dimostrato Studio Azzurro, e significa essere davvero artisti ed essere capaci di creare immagini poetiche, come per esempio anche il vostro bellissimo lavoro sul Mediterraneo, piegando proprio la tecnologia agli usi di cui avete bisogno, insomma. Allora, attualmente Leonardo, se non sbaglio, si occupa della progettazione, la realizzazione e la direzione artistica di Studio Azzurro, che negli anni ha realizzato musei, veri e propri musei, ha collaborato con i musei, creando linguaggi multimediali estremamente interessanti. Avete vinto tantissimi premi, non mi soffermo su questo, e Leonardo in particolare ha anche un'attività importante in ambito formativo, sia nei workshop e sia anche presso diverse università di Milano, Pisa, Roma, Barcellona e Salisburgo. Leo, ti do la parola. Grazie, buongiorno a chi ci ascolta, e un saluto a Maria Grazia, a Virgilio Sieni, a Michelangelo Pistoletto, che abbiamo incrociato e abbiamo negli anni e abbiamo condiviso con loro questo viaggio incredibile di esplorazione in questo universo digitale, universo dell'immagine elettronica. È stato bello che questi incroci, queste divisioni sono state occasioni per così scambiarci ricche esperienze. Quindi grazie, ma grazie anche a te, Anna, perché il titolo di questo incontro, Musei in Ascolto, è un titolo che mi piace molto, e perché ha questa qualità sfaccettata che mi dà proprio l'occasione di un po' parlare del nostro lavoro. Parlo sempre al plurale, come tu hai citato, proprio perché Studio Azzurro è un ambito, è un collettivo di artisti, e mi fa piacere, ovviamente devo ricordare anche il terzo socio fondatore, Fabio Cirifino, che certo.
è un altro degli assi portanti della ricerca e dell'attività dello studio. Dico, mi piace molto il titolo e questa sua capacità di sfaccettature, perché Musei in ascolto indica contemporaneamente una qualità dei musei, no? Ma anche un atteggiamento di chi li visita. E una qualità di questo tipo di musei, perché devono un po' ascoltare, essere attenti a quello che capita al di fuori di loro, no? Molto spesso i musei sono paragonati a cattedrali, no? Sepolcri dove si conserva, si protegge, no? Non a caso molti responsabili dei musei sono chiamati conservatori, curatori, no? Invece questo dimostra un atteggiamento molto aperto verso l'esterno, ma anche, ed è molto, quest'altra predisposizione dei musei in ascolto, e cioè della pratica che deve avere il visitatore visitando certi tipi di musei, cioè che devono essere visitati con atteggiamento di ascolto, e questo presuppone l'esistenza di un museo che parla, di un museo come da qualche anno, per tutta una serie di circostanze, noi così stiamo praticando, che sono i musei di narrazione, quei musei quindi che non sono oggettuali, sono musei prevalentemente di collezione, non sono musei di collezione, ma invece contengono racconti e storie. Questo è capitato, questo nostro interesse, questo nostro attraversamento e lo scoprire che i musei sono ambiti di ricerca molto forte, per noi è stato così, è successo attraverso una serie di circostanze che non abbiamo creato, non abbiamo cercato, ma devo dire ci sono capitate. E due elementi, possiamo proprio risalire all'origine di questo nostro accadimento, per il quale Studi Azzurro ha cominciato a studiare, elaborare, proporre, fare proposte di una lettura e di una creazione di musei che assolutamente non si vogliono sostituire a quelli tradizionali, ripeto, di collezione, ma si affiancano e si completano, e sono questi musei nel quale il tema della narrazione, del racconto è l'elemento importante, e nella quale le tecnologie sono tenute diciamo in un discreto angolo e si rivelano e si manifestano attraverso alcuni risultati della loro attività. E questi due momenti nel quale è successo che queste due componenti messe insieme sono diventate una carica propulsiva per la nostra ricerca è stato sicuramente un accadimento degli anni 90, totale della battaglia, è stata una mostra che poi a Lucca, nel baluardo San Paolino, dove la possibilità di avere uno spazio molto articolato dentro appunto ai corridoi del baluardo, in occasione di questa mostra che era dedicata alle architetture militari in tempo di pace, ci ha dato l'occasione di, come dire, verificare la possibilità di scoprire alcune cose. Le immagini che vedete non fanno riferimento a questo video, fanno parte di quest'ultimo lavoro che abbiamo realizzato, Testimone dei Testimoni, ma in quell'occasione a Lucca scoprimmo che
più installazioni messe insieme, no? Singole installazioni come in una collana di perle, richiedono un processo narrativo articolato, un meta racconto più sviluppato. E quindi la forza di uno spazio, la forza di praticare questo spazio da parte del visitatore obbligava sia alle singole installazioni che realizzavamo a creare un racconto, un tema, ma anche l'intera visita doveva far parte di questa narrazione ed era un'ulteriore narrazione che si sovrapponeva. Un altro evento che ci ha permesso di sviluppare una predisposizione alla progettazione e alla ricerca nella direzione di questi musei di narrazione è stato l'incontro fortunato con una persona. Mi riferisco a Paolo Ranieri, che è stato il sindaco di Sarzana e che una persona che quando l'abbiamo conosciuta aveva 80 anni e venne da noi in studio e ci chiese: io ho le risorse per fare un museo della resistenza, ma non voglio fare un museo tradizionale, voglio un museo che pensi al futuro. Non voglio un museo con le solite giberne, moschetti, pezzi di bombe e quant'altro. La cosa che vi metto a disposizione sono 40 miei compagni con cui durante la Seconda Guerra Mondiale ho fatto resistenza negli Appennini. E così da questo incontro abbandonammo lo studio dove avevamo per anni fatto ricerca e incontrammo queste persone. Ecco, le immagini che vedete in questo momento sullo schermo si riferiscono a quel primo lavoro di cui parlavo, che è totale della battaglia, negli spazi del baluardo San Paolino delle mura di Lucca, dove capimmo il valore dell'articolazione dello spazio e la possibilità di dialogo della sequenza con cui le installazioni venivano viste. Un'altra cosa importante capimmo in questa prima occasione che fu quella della modalità unica di interattività. Negli stessi anni avevamo sviluppato una ricerca dedicata alle interfacce. Era una ricerca che voleva sostituire alle classiche interfacce quelle macchina orientate tipo joystick, mouse e keyboard, quelle che poi dopo noi abbiamo chiamato interfacce naturali. E le interfacce naturali erano il tatto, il peso, lo spostamento e il movimento delle persone. Capimmo che in uno spazio articolato come il museo, meno variazione di interfacce di dialogo tra macchine e utente permetteva una facilità da parte dei visitatori di immedesimarsi. Ritorno a parlare delle immagini che vediamo. In seguito a
quello che successe dopo la proposta e la richiesta di Paolo Ranieri, il sindaco di Sarzana, di realizzare un museo sulla resistenza, però con a disposizione solamente le persone, come dicevo, uscimmo dallo studio e andammo a intervistare queste persone perché avevano una certa età e quindi non si potevano spostare. E capimmo la forza e la grandezza delle capacità coinvolgenti di una narrazione e la possibilità di legare queste narrazioni con il territorio. Da qui nacque il progetto che chiamiamo Portatori di Storie, che è un format aperto nel quale Studio Azzurro continua a visitare territori e a raccogliere informazioni e testimonianze. Un altro elemento molto forte, e ne parlo guardando queste immagini, fu quello di capire che adottando interfacce naturali, come il camminare, il muoversi, come il considerare il peso di una persona su una superficie sensibile, la presenza di persone faceva sì che le persone stesse non fossero più dei semplici visitatori, ma diventassero dei veri e propri visit attori, che venissero coinvolte nella messa in scena. Molte delle nostre installazioni, questa che vediamo è il Giardino delle Anime al Museo Nemo di Amsterdam, dove il tema dell'inconscio umano è stato declinato in un racconto che si sviluppa attraverso il mito di Teseo, Arianna e il Minotauro. Ma come al solito, come a volte e molto spesso accade per alcuni momenti creativi, ciò che si crea sviluppa una propria attività e diventa una creatura a sé stante. E come vedete, questo tema sull'inconscio umano in questo museo di Amsterdam, pubblico e visitato dai bambini innamorati di questa superficie di feltro bianca, è diventato un parco giochi ambitissimo nel quale si sono divertiti a passare del tempo. Seguo sempre un po' le indicazioni di queste immagini. Quello che vediamo era proprio il prologo allo sviluppo di tutti i musei che abbiamo realizzato, musei di narrazione nel quale i cittadini e le persone sono dei donatori che hanno donato questo gesto il contenuto, l'oggetto conservato nel museo, oggetto immateriale, bene culturale immateriale raccolto, salvaguardato e valorizzato attraverso le nuove tecnologie. E devo dire, mai come in questo caso, questi dispositivi, a volte così molto invadenti, a volte quasi inarrestabili, invece sono diventati degli strumenti virtuosi perché, come ripeto, hanno permesso di salvaguardare beni che altrimenti verrebbero dispersi, scomparirebbero con la scomparsa delle persone.
nuovamente l'importanza dei visitatori, cioè di un ruolo centrale da parte di chi visita questo tipo di musei, accade e continua ad accadere in altri musei. Questo che noi stiamo vedendo è una documentazione del Museo della Mente di Roma, dove la presenza dei visitatori, oltre ovviamente ad attivare gli approfondimenti delle immagini, per attivare alcune di questi approfondimenti, il visitatore deve assumere posizioni, come vedete anche in questo caso, e compiere dei gesti che erano simili a quelli dei malati. Il Museo della Mente è il museo dedicato a Santa Maria della Pietà a Montemari a Roma, ex luogo dove il disagio dei malati di mente doveva essere curato. Di fatto non era così, le cose erano complesse, ma le immagini permettono anche di vedere un altro elemento nel quale, in questo viaggio di ricerca nei musei e nella progettazione di musei, abbiamo incontrato, che è quello della convivenza tra musei oggettuali e musei di narrazione. E continuamente ed è sempre una sfida, perché l'atteggiamento e l'approccio di chi visita questo tipo di realizzazioni implica e richiede continuamente cambi di atteggiamento tra il osservare, manipolare oggetti e osservare e condividere esperienze narrate. Nel viaggio che facciamo in questa esplorazione delle possibilità di raccolta e di conservazione e di valorizzazione di beni culturali immateriali come le testimonianze, i racconti, le memorie, abbiamo fatto sia esperienza all'interno di musei, ma anche contemporaneamente al di fuori di questi. Le immagini che state vedendo si riferisce a un progetto installativo a Potenza, sulla scalinata storica di Potenza, dove questo antico rituale dei fuochi, fanoi appunto, ci ha permesso di condividere in uno spazio esterno, in un luogo cittadino, le memorie e i ricordi di alcune persone che hanno donato e hanno voluto condividere con altri le loro paure, le loro aspettative. Questo per ritornare a quello agli interventi che sono stati fatti, appunto dicendo di quanto sia necessario e di quanto debba essere importante la capacità di trasformare musei in luoghi e superfici estremamente permeabili, di farli diventare luoghi che sono strettamente connessi con il tessuto urbano del luogo dove sono collocati, della città, dove i cittadini possono entrare, visitare, contribuire a realizzarli.
soprattutto nei musei di narrazione e nei portatori di storie, questa esperienza è stata fortissima, perché alcuni ad esempio, coloro che hanno visitato il Museo della Resistenza a Fos di Novo, altri compagni di quegli anni di lotte sugli Appennini hanno voluto aggiungere dei racconti. Il Museo della Resistenza di Fos di Novo è diventato un oggetto di ricerca finanziato dalla Comunità Europea per creare un luogo dove le testimonianze potessero essere raccolte ed esposte. Questo fa sì che i musei non sono più dei luoghi, non saranno più dei luoghi dove ci si limita a conservare qualcosa di legato al passato, ma sono musei che invece pensano al futuro, vale a dire sono predisposti a raccogliere, no, e a contenere continuamente degli accadimenti che non smetteranno mai di svilupparsi. Concludo e ribadisco questa grande necessità che noi stessi abbiamo verificato e continuamente verificato della formazione sia di persone ovviamente che sovraintendono alla direzione dei musei e soprattutto anche di coloro come noi, no, che hanno, no, sono testimoni del proprio tempo e hanno, no, la necessità di proporre delle visioni che usino proprio, che rendano molto attivi questi musei. E concludo veramente in un articolo che ho visto di recente sulle scienze del 2016, però scritto da Telmo Pievani, mi ha colpito molto il fatto che oltre a esortare l'Italia ad avviare un processo proprio di attenzione ai nuovi musei, soprattutto proponeva anche ai musei tradizionali, a quelli di collezione, di accettare questa sfida e di rinnovarsi. Grazie Leonardo, una lezione molto interessante su come possano vivere e convivere la memoria e la vita, e riportare questa memoria attraverso non soltanto gli oggetti, ma tutta una delle diverse forme di comunicazione intorno. Benissimo, grazie tante. Grazie a voi. Io adesso passerei all'ultimo intervento di questa mattinata veramente stimolante, non a caso con Marco Minnoia, che è manager culturale con un'esperienza decennale alla guida di diverse amministrazioni pubbliche e che oggi dirige la direzione cultura del Comune di Milano dal 2018. E in questa direzione sono contenute 20 musei civici, più di 35 biblioteche, edifici storici, mostre, attività e spettacolo, per cui insomma un gran bel da fare. Precedentemente Marco Minnoia ha diretto uffici regionali del MIBACT in Lombardia, in Sardegna, è archeologo, laureato e specializzato in archeologia all'Università di Milano e ha diretto anche diverse soprintendenze archeologiche. Ma la cosa più interessante e importante di questo momento credo che sia un po' l'autore, forse anche sicuramente insieme ad altri, ma di un cambiamento di programmazione al Comune di Milano. Sono stati fatti sicuramente molte riflessioni
provocate dalla crisi del Covid e un ripensamento dell'offerta culturale dei musei milanesi. E allora, alla luce di tutti gli stimoli degli interventi di questa mattina, sicuramente le riflessioni di Marco possono riassumere benissimo tutto questo. Marco, a te la parola. Grazie, grazie Anna, grazie a tutti gli amici che hanno raccontato esperienze questa mattina così interessanti, così diverse tra loro, ma in qualche modo tutte arricchenti e molto, come dire, utili a chi, come dici tu, prova un po' a immaginare modelli, immaginare nuovi modi di vivere, far vivere le istituzioni culturali in una relazione con la città, con le comunità, che sia più attuale, più ricca, più funzionale. Tu hai iniziato chiamandomi manager ed è una parola che mi spaventa, mi dà, come dire, probabilmente c'è scritto in qualche mio presentazione, in qualche mia biografia, diciamo, è una parola che tutte le volte mi fa un po' paura, perché il manager di solito è qualcuno che, appunto, come dire, comanda cose. A me piace, quando ci penso così, anche proprio per connettermi a quello che dicevi tu, a me piace un po' pensarci come dei pianificatori, che non è una parola che mi piace tanto, ecco, dico la verità, però è una parola che sembra una parola che invece mi piace tanto, che è panificatori. E penso che pianificatori e panificatori hanno due cose in comune che sono interessanti per questo nostro dibattito. Panificatori e pianificatori devono anticipare i tempi, devono anticipare perché devono farlo prima, devono essere pronti prima per quello che servirà. Se non lo fanno prima, il loro lavoro non serve, non arrivano in tempo. E poi devono fare un'altra cosa, prevedere i bisogni e i desideri della comunità, prevedere qualche cosa di cui la comunità abbia voglia e che sia buono per loro. Ecco, allora forse in quest'ottica anche pianificatore non mi dispiace. E quello che abbiamo provato a fare a Milano, sì, è un po' questo, cioè provare a fare una pianificazione, cioè ci siamo posti in un'ottica di immaginare un futuro per le istituzioni culturali della città, partendo da alcuni presupposti. Innanzitutto un presupposto che è una grande fortuna, quella che tu descrivevi all'inizio, avere la possibilità di lavorare con un parterre di istituti culturali così ampio, così diversificato, di discipline così vaste che vanno dalle politiche per la lettura al mondo dello spettacolo, alle attività culturali connesse alle arti visive, le mostre, i musei, tutto quello che nella nostra città fa offerta culturale, ma anche la possibilità di lavorare con, e credo sia molto importante cominciare a ragionare, come dire, sull'esigenza di luoghi così, con i nuovi centri culturali, i nuovi luoghi della cultura che nelle città in qualche modo stanno aiutando i musei e gli altri spazi più tradizionali ad avere, come dire, una pianificazione innovativa. Penso a MIT, come abbiamo, di cui Maria Grazia ci ha raccontato, ma penso ad altri posti più periferici, forse a volte, come dire, più capaci delle istituzioni stesse di innervare parti della città che sono bisognose di presenza culturale. L'ultimo centro culturale che abbiamo convenzionato al Comune di Milano è una bellissima esperienza in un posto molto diverso dal centro, che è Naviglio Martesana, che attraversa in modo splendido le nostre periferie, ed è un luogo dove l'obiettivo è produrre podcast sui temi dell'ecologia e della sostenibilità. Tutto questo ci racconta che probabilmente i musei in ascolto devono e possono sentire voci molto, molto diverse da loro. Questo secondo me è un elemento di grande importanza. Mi piace il musei in ascolto perché musei in ascolto significa un pezzo, almeno l'inizio, si spera, di un dialogo. L'ascolto è la metà di un dialogo. Se parli e non ascolti, non dialoghi, se ascolti e non parli, la stessa cosa. Quindi io penso che poi, come dire, l'esito sostanziale dell'ascolto, se funziona, è un dialogo, e quindi che i musei siano un dialogo è un presupposto fondamentale.
E con chi dialogano i musei? E questa è la cosa da cui siamo un po' partiti per quel piano, quella sorta di immaginazione di una modalità prossima. Dialoga con, innanzitutto con il territorio in cui si trova. I musei dialogano innanzitutto con la città, con i centri in cui sono collocati, quindi dialogano con i quartieri. E dialogare con la città e con i quartieri significa dialogare, provare a dialogare con la comunità. E questo è l'altro aspetto, a mio avviso, fondamentale. Noi siamo partiti proprio da un'analisi molto molto terra-terra di quella che era proprio lo stato di collocazione dei nostri musei. Parlo dei musei civici della città di Milano, che si trovano collocati in zone molto caratteristiche, zone anche storiche, zone caratterizzate proprio, come dire, da una qualità urbanistica e di offerta di servizi, come il centro cittadino, come il Parco Sempione, come i giardini pubblici. I nostri musei sono collocati tendenzialmente appunto nel centro cittadino, abitano quartieri che sono quartieri privilegiati, e è necessario quindi, come dire, provare a estendere questo ragionamento di incontro, perché la comunità cittadina non è fatta solo di incontri appunto in luoghi privilegiati, come spesso sono i musei, ma è fatta di incontri su tutto il tessuto della città, su tutta la comunità, su tutte le parti di comunità, anche quelle più fragili, anche quelle meno facilmente connesse con l'offerta culturale. L'esperienza che ha fatto la GAME, che questa mattina ci è stata raccontata, ci racconta come a volte si può uscire da se stessi. Questo è un altro concetto, a mio avviso, fondante dentro la nostra prospettiva di lettura dell'offerta culturale cittadina. Bisogna imparare a uscire da sé, perché il dialogo non si fa all'interno delle proprie mura, diventa un dialogo in qualche modo prescritto. Il dialogo si fa fuori, si fa sul territorio neutro, dove comunque l'incontro è in qualche modo un incontro alla pari. E questo è un altro aspetto fondamentale. Abbiamo lavorato forse troppi anni prima sui concetti di audience engagement, di audience development, ragionando un po' in un termine quasi economicistico del pubblico dei musei. E poi abbiamo provato a tradurlo in un'ottica di inclusione. Anche inclusione, la diceva prima bene Brambilla, anche inclusione è una dinamica di potere, perché quando tu includi dall'interno di un'istituzione sei un in che presuppone un out, e sei tu che sei in e che hai deciso che cosa è in, cioè che cosa è in, che cosa è in qualche modo giusto, che cosa è alla page, che cosa è buono. E quindi forse anche andare oltre. Ecco, il dialogo è qualcosa che ci aiuta ad andare oltre un tema di inclusione in qualche modo agito come dinamica di potere, e le istituzioni devono fare molta attenzione su questo, perché la percezione di soggetto potente è qualcosa che distanzia potenzialmente tutto il nostro pubblico. Molto semplicemente, quindi, abbiamo lavorato a partire da un'ottica territoriale dei nostri istituti museali. Abbiamo provato a dare a loro gli strumenti diversi, strumenti innovativi di organizzazione e gestione, a partire dalla esigenza per loro stessi di percepirsi all'interno di un territorio specifico. Sapete che, lo sappiamo tutti, l'esperienza, come dire, di lettura territoriale dei musei è un'esperienza anche molto tradizionale. Pensiamo a vicende storicissime come la Museum Insel di Berlino, sono, come dire, modelli organizzativi radicati nel tempo e nella museologia già da secoli. Pensiamo ai tanti Museum Quarter, Museum District presenti nelle nostre città europee, mi vengono in mente Amsterdam, mi viene in mente South Kensington a Londra, ma mi vengono in mente anche esperienze di rigenerazione di luoghi. Penso per esempio al porto di Marsiglia, tanto per parlare di un'altra capitale europea della cultura, che proprio sulla rigenerazione a base museale di un intero quartiere, che era proprio quello del porto, il luogo dell'incontro della città con tutte le comunità, ha creato una molla di rigenerazione urbana fortissima. Ecco, quindi cominciare a pensare ai musei come luoghi all'interno dei quartieri aiuta probabilmente a percepirsi come soggetti che fanno parte di una
dinamica di dialogo e di ascolto. E questo è, in qualche modo, ci riporta al tema del nostro incontro. L'incontro e l'ascolto non succede a caso e non succede senza, torno un po' all'inizio, una pianificazione, una progettazione. E questo è un po' il lavoro su cui noi dobbiamo insistere, su cui possiamo spendere quel po' di capacità, quel po' di esperienza che abbiamo messo in campo, per trovare, come dire, le modalità di progettare questi incontri. E poi forse, lasciatemi dire, l'incontro ha bisogno anche di, e il dialogo ha bisogno anche di tante voci, e voci anche forse diverse anche dalle nostre, forse anche voci più giovani, più innovative. Siamo un bellissimo panel di capelli bianchi, ma abbiamo la possibilità di dare voce, dare capacità a delle professioni nuove, innovative, che probabilmente persone più giovani di noi fanno anche meglio di noi. L'esperienza di Milano da questo punto di vista è straordinaria. Noi, appunto, a partire dal nostro progetto sui distretti museali, abbiamo cominciato a progettare delle esperienze di dialogo all'interno dei nostri distretti, un piccolo palinsesto che abbiamo chiamato distretto X, cioè i nostri quartieri di volta in volta si provano a porre una domanda su qual è la parte di comunità con cui provare a progettare un incontro. Abbiamo nel 2020 costruito, per esempio, a partire dal distretto dei giardini pubblici, che si trova nella zona di Porta Venezia, molto vicino a MIT, ma molto vicino anche a quella parte di Milano che tutta la comunità LGBT in qualche modo riconosce come luogo proprio di appartenenza, in qualche modo luogo familiare, amichevole. Ecco, abbiamo cercato di costruire un dialogo con una parte di comunità che ci ha detto con molta chiarezza che forse i musei non erano il luogo che sentivano più familiare. E abbiamo costruito una relazione, fatta di incontri, di momenti di conoscenza, di scambio di informazione, e ci siamo anche un po' spogliati di quella che era un po' la nostra autorialità. L'obiettivo di questo incontro, in ultima analisi, è stato chiedere a un pezzo di comunità di aiutarci a scrivere e descrivere i nostri musei secondo modelli di lettura, sensibilità, sentimenti rispetto alle opere che erano quelli dell'esperienza l'esperienza di genere, l'esperienza a volte mutevole, a volte trasformativa, a volte sofferta rispetto al proprio genere, fisiologico, psicologico, attitudinale e poi esperienziale, esistenziale. Ne è uscita una guida ai nostri musei dei giardini di Porta Venezia assolutamente innovativa, una guida come noi non avremmo mai scritto, ma proprio perché il museo non sarebbe stato capace di scrivere da solo quel capitolo. Quest'anno sperimentiamo un altro dialogo. Ci siamo spostati nel giardino di Porta Venezia, al Parco Sempione, altro importante distretto museale cittadino. E al Parco Sempione siamo guardati intorno per vedere chi abita al Parco Sempione. Tendenzialmente ci sono due grandi comunità, che sono quella degli anziani e quella dei giovani. Gli anziani che trovano, come dire, un luogo ameno nella passeggiata al parco, e i giovani che ne fanno un posto loro di incontro, di esperienza, di gioco. E abbiamo provato a immaginare che un dialogo tra giovani e anziani, tra generazioni diverse, in relazione alle nostre collezioni, potesse anche in questo caso darci un risultato diverso. Stiamo lavorando con loro, gli abbiamo proposto, un po' forzato, un po' convinto, a usare un medium molto, molto a suo modo digitale, come è lo scriversi, mandarsi delle lettere, e quindi giovani e anziani hanno cominciato e stanno cominciando a scriversi racconti, esperienze, sensazioni connesse alle opere delle nostre collezioni. Tutto questo faremo una raccolta di citazioni, di pensieri, di espressioni autentiche e originali del nostro pubblico, con cui, diciamo, iscriveremo
un congruo numero di cartoline che in parte distribuiremo nei nostri musei e in parte invece manderemo in modo random, in modo, come dire, selezionando davvero dai cap delle pagine gialle indirizzi di cittadini che riceveranno un pensiero rispetto alle nostre opere, e quindi ancora una volta il museo che prova ad andare fuori di sé, e andare fuori di sé credo che sia davvero, come dire, un'esperienza fondamentale per rinnovare la propria capacità di dialogo. E la chiuderei qua. Grazie tantissimo Marco. Il Comune di Milano secondo me in questo si sta facendo veramente pioniere anche nell'ambito della cultura senz'altro. Si diventa, il tentativo è chiarissimo, è quello di avere un ruolo sicuramente più attivo, più dialogico, portando veramente con questa visione dell'uscire da sé, imparare dal territorio, imparare dalle comunità e anche, bisogna dire, dai giovani sicuramente, anzi sicuramente bisogna dar voce a giovani, le donne, tutta una serie di comunità, categorie che fino adesso sono rimaste o prive di voce o comunque sicuramente in secondo piano. Io penso che i messaggi di oggi sono stati tantissimi, i stimoli sono veramente molto interessanti e le potenzialità tante. Spero che questo incontro possa portare anche a un feedback, a altre richieste. Sicuramente se abbiamo lasciato fuori o dimenticato degli aspetti che a qualcuno che ci ha seguito può sembrare importante, credo che tutti i relatori di questa mattina saranno felicissimi di rispondere. Prima di chiudere ho dei messaggi, anche un po' di servizio da darvi. Per esempio, sia Antonio Lampis che Giovanna Brambilla hanno aggiunto dei link per approfondimenti al video che potrete trovare su YouTube di questo incontro di oggi. E inoltre il Museo City ha condiviso un link a una cartella con materiali aggiuntivi della GAMEC, le bio dei relatori e il comunicato stampa della settimana di Museo City che chiude domani. Ecco, il nostro sito è www.museocity.it. E per tutto il weekend appunto c'è un calendario fittissimo di appuntamenti digitali sul canale YouTube e anche approfondimenti sulle opere di Museo Segreto, le attività per le famiglie con bambini e visite virtuali. Io concludo, ringrazio tutti chi è rimasto con noi per tutto questo tempo e buon ascolto e buona prosecuzione in ambito culturale e non. Grazie, arrivederci.